gli ho inviato al volo i link, quindi ero al telefono e stavo rispondendo. È il bello della diretta, questo, no? Beh, tema la privacy, potrei raccontarvi che all'interno dei nostri strumenti informativi, delle nostre banche dati, ci sono dei moduli dedicati alla privacy e alla cyber security. Potrei raccontarvi che abbiamo un software dedicato alla privacy, ma la cosa che mi interessa di più in questo momento, quindi se avete delle domande, delle cose su questi argomenti, non esitate, scriveteci, avete il numero di telefono, avete la mia mail, mandateci dei messaggi e approfondiamo di persona. La cosa che ci tenevo a condividere con voi è un pensiero fatto da un vostro collega ieri, no? Infatti mi ha un po' così destabilizzato e mi ha detto: vede, noi avvocati, ma è la stessa cosa che mi dicono i commercialisti e anche i consulenti del lavoro, noi professionisti in questo momento non siamo più, non è una professione così appetibile per i giovani, no? Perché è diventata sempre più complicata, è diventata sempre più, passatemi il termine, povera, nel senso è sotto gli occhi di tutti le difficoltà che ci sono anche di allontanamento verso le professioni. Quindi è un tema che il Sole 24 Ore si è posto, non è che siamo così insensibili. Ci siamo posti questo tema ancora prima del Covid. E questo tema si chiama Partner 24 Ore. È una soluzione che noi stiamo proponendo a tutti i professionisti che vogliono guardare la loro attività nei prossimi 10 anni, non nei prossimi 10, nei prossimi 10 mesi, per pensare un modo diverso di fare la professione, un modo centrato sulla consulenza, un modo centrato sulla specializzazione. E il tema di oggi è un tema molto specialistico, ok? Quindi, e quindi vi prego di richiedere delle informazioni, non voglio rubare neanche un minuto in più, ma darvi uno spunto proprio di riflessione di dove sarà la mia professione, no? La mia attività tra oggi e i prossimi 10 anni. Non sottovalutiamo questa cosa, ok? Perché è bello fare la propria attività, scusate, ma è sempre più complicato e sempre dobbiamo stare sempre più attenti a guardare il conto economico di studio. Sono molto diretto su questo, scusate, è anche un po' brutale. Sto incontrando sempre più studi che vedono che hanno un conto economico in difficoltà. Il Sole 24 Ore si è posto proprio questo problema e cerca di darvi delle risposte a questo problema, di creare business. Quindi centrati su questo. Quindi se avete delle curiosità rispetto a questo, volete andare un po' oltre, scrivetemi su LinkedIn, tanto il mio nome lo trovate su LinkedIn piuttosto che via mail, piuttosto che WhatsApp o una telefonata. E approfondiamo assieme con me e i miei collaboratori questa tematica qua. Io vi ringrazio, ho esaurito il mio tempo, non voglio rubare tempo ai festeggiati di questa giornata che sono sicuramente più interessanti di me. Vi auguro buona giornata e buon fine settimana, visto che è venerdì. Sì, passiamo la parola all'avvocato Panazzolo del Consiglio dell'Ordine per i saluti di rito. Buongiorno a tutti, porto i saluti del Consiglio di cui faccio parte e del nostro Presidente Avvocato Arnau. E ringrazio il Sole 24 Ore e il gruppo editoriale del Sole 24 Ore per questo importante appuntamento. Saluto e ringrazio non per protocollo ma per piacere i relatori che intervengono oggi, cioè l'Avvocato Giulia Scurolle di Torino, nonché l'Avvocato Edoardo Ferraro, amico e compagno di consiglio, o meglio consigliere insieme a me nell'odierna consigliatura. E Edoardo Ferraro, che soprattutto si è speso e si spende molto per tutto ciò che riguarda la formazione della nostra categoria, la formazione dell'avvocatura. Ma se parliamo di formazione, permettetemi un breve accenno a un argomento delicato, ma
di stretta attualità, che è quello relativo alle specializzazioni, soprattutto alla luce anche dell'ultima delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova del 27 settembre scorso e della circolare che è stata emanata e diffusa a tutti gli iscritti, che spiegava le modalità con cui presentare la domanda per ottenere la qualifica di specialista. E quando parliamo di specializzazioni, si tratta innanzitutto di comprendere, cioè, se la professione dell'avvocato debba, come dire, rimanere ancorata a quelli che sono i fasti del passato, oppure debba trovare stimoli nuovi, debba trovare cioè nuove opportunità di mercato, nuove opportunità di lavoro, se non per tutti, ma almeno per molti. Le specializzazioni possono rappresentare, diciamo, la cartina di tornasole per comprendere questa crisi che ormai da anni attanaglia la nostra professione. Guardiamo e facciamo un breve excursus storico di quello che è avvenuto per ciò che riguarda le specializzazioni. Prevista dall'articolo 9 della legge professionale, non hanno trovato attuazione immediata perché la stessa legge rinviava a un successivo decreto, il regolamento di attuazione. Ci sono voluti ben 4 anni prima di ottenere il regolamento attuativo. Appena emanato, impugnato avanti al TAR del Consiglio di Stato. Da quell'annullamento sono passati ben 5 anni fino a che venisse emanato il successivo regolamento attuativo, a sua volta impugnato davanti al TAR. Ma qui, anche in relazione alle ultime impugnative, non si tratta di disquisire su quali materie sono state incluse, quali sono state escluse. L'importante è capire che cosa si vuole dalla specializzazione, cioè se si è favorevoli o contrari, perché perdersi in meandri di opposizioni tra è giusto includere quella materia o quell'altra è tempo perso. Dobbiamo capire le specializzazioni servono o non servono alla nostra professione. Noi tutti sappiamo oggi che la nostra professione è purtroppo bersagliata da una serie di altre organizzazioni lavorative che sono spogliate di qualsiasi vincolo deontologico. Pensiamo alle agenzie di infortunistiche, alle agenzie di recupero credito, alle agenzie che fanno diritto di famiglia o come meglio possono spendersi loro. Ecco, sono tutti soggetti che possono rappresentare per l'avvocatura un limite, una concorrenza senza professionalità. Ma la professionalità l'avvocato la deve avere come? Attraverso una preparazione. E la preparazione avviene non solo partecipando a corsi come quello odierno, ma avviene grazie alla possibilità di formarsi continuamente e periodicamente di aggiornare il proprio bagaglio culturale. Perché un avvocato preparato è garanzia di serietà e di affidabilità. E quindi con serietà e affidabilità l'avvocato può spendere qualcosa di più rispetto a quei soggetti che ho citato prima. Perché? Perché attraverso una preparazione adeguata l'avvocato può essere credibile. Per essere credibile deve essere preparato, ma a questo punto deve essere anche specializzato. Certo, qualcuno potrebbe obiettare che con le specializzazioni si vengono a creare avvocati di serie A e avvocati di serie B. Sì, però di fronte a questa eccezione mi permetto di fare solo due piccole osservazioni. La prima è che forse coloro che fanno questa contestazione non sanno bene quale sia lo stato attuale dell'avvocatura. Dall'altra, mi pare che siano contestazioni mosse da colleghi che preferiscono pensare di mantenere lo stato professionale attuale delle cose. Vediamo solamente un paio di numeri. Oggi come oggi, il 40% degli avvocati dichiara un reddito inferiore a 20.000 euro annui lordi, non netti, mentre l'1,5% dei colleghi produce quasi il 30% del PIL dell'avvocatura. Oggi come oggi, senza specializzazione, siamo di fronte a questi numeri. Ora, permettetemi di concludere citando le parole che dice il nostro presidente Arnau. Sicuramente queste specializzazioni non sono la panacea, però quantomeno sono doverose. Grazie a tutti e la parola la passo all'avvocato Antonello.
Bene, scusate, buonasera a tutti, grazie Alberto. Allora, vi do delle indicazioni tecniche prima di passare la parola ai nostri relatori. Come ha detto Alessandro, vi preghiamo di tenere telecamera spenta e i microfoni spenti. Vi preghiamo inoltre di rimanere collegati per tutta la durata dell'evento, altrimenti appunto l'Ordine degli Avvocati di Padova non riconosce i crediti frazionati, quindi o tre o niente. Detto questo, io ho il piacere di presentare la collega Escurolle, che parlerà appunto degli adempimenti richiesti per rendere lo studio legale sicuro e conforme alle prescrizioni in materia di privacy, e a seguire il collega avvocato Ferraro, che è consigliere dell'ordine e presidente del Movimento Forense, che ci parlerà dell'antiriciclaggio e focus ovviamente sugli aggiornamenti normativi e operativi. Lascio la parola alla collega Escurolle. Grazie, temevo di non riuscire a parlare perché vedevo che l'audio era già. Allora, buongiorno a tutti, io innanzitutto vi ringrazio per l'ospitalità virtuale, quindi ringrazio l'Ordine degli Avvocati di Padova, il Movimento Forense di Padova e il Sole 24 Ore, in particolare il Dottor Genova. Io adesso condivido delle slide, chiedo soltanto se il Dottor Genova mi dà un feedback, se le vedete o meno. Allora, vediamo un attimo. Mi sa che non le vedete ancora. No, non le vedete. Sì, le vedete. E il tuo Ok. desktop, Giulia, c'è Repubblica, eccetera, diciamo. Adesso sì, c'è un PowerPoint. Perfetto, sei in Vedete adesso? presentazione. Perfetto. Assolutamente sì. Grazie. Io vi chiedo. Compaio solo il tempo della presentazione perché purtroppo, come vi hanno spiegato, con tutte le telecamere attivate purtroppo non abbiamo problemi di connessione. Ovviamente sono a disposizione per domande, come vi ha detto la collega, che potete scrivere in chat e ovviamente risponderò al termine della presentazione oppure dopo la relazione del collega. Allora, come vi hanno anticipato, oggi parleremo di adempimenti richiesti a noi avvocati in materia di privacy e in materia di antiriciclaggio. Io mi occuperò del tema della protezione dei dati, del nostro famoso ormai noto GDPR, cioè General Data Protection Regulation, che sapete essere il regolamento sulla protezione dei dati personali che riguarda appunto la protezione dei dati personali delle persone fisiche. Io non mi dilungo sui contenuti del GDPR, che diciamo do un po' per scontati, ma mi soffermo su quello che è il principio cardine del regolamento, che è il nostro articolo 24, l'articolo che introduce il principio di accountability, di cosiddetta responsabilizzazione del titolare del trattamento. Vi darò qualche nozione per chi è assolutamente neofita della materia. Voi sapete che noi dobbiamo individuare innanzitutto, in un'ottica di adeguamento al GDPR, il soggetto che è il dominus del trattamento, cioè il soggetto che definisce i mezzi e le finalità del trattamento e che prende il nome di titolare del trattamento. Vedremo chi è il titolare del trattamento in ottica adeguamento dello studio legale o dello singolo professionista, appunto, che esercita la professione forense. È fondamentale l'individuazione del titolare del trattamento perché sul titolare del trattamento grava l'adempimento di tutta una serie di obblighi di prescrizione appunto previsti dal GDPR. Primo fra tutti è fondamentale proprio il principio di accountability, di responsabilizzazione del titolare del trattamento. Questo principio è un principio innovativo rispetto a quella che era l'impostazione del passato. Voi sapete che abbiamo avuto una direttiva 46 del 95, che è la direttiva madre in materia di protezione dei dati personali, che è stata recepita dalla nostra vecchia legge 675 del 96, che adesso è stata completamente abrogata. Lo step successivo è stato il codice privacy, il decreto legislativo 196 del 2003, che sapete ora è ancora esistente, è stato parzialmente abrogato con l'avvento del GDPR. Il GDPR si colloca proprio determina un'innovazione rispetto all'impostazione precedente. Voi sapete che nell'impostazione precedente di fatto si dava più importanza alla forma che alla sostanza. Con il GDPR questa vecchia impostazione muta perché il
il titolare del trattamento, cioè il soggetto che definisce i mezzi e le finalità del trattamento, è sicuramente più libero di decidere come effettuare il trattamento. Vedete, se avete sottolineato in rosso, il titolare del trattamento, ci dice l'articolo 24, deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire o comunque essere in grado di dimostrare che il trattamento di dati che effettua è conforme e compliant al GDPR. Queste misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. Cosa significa questo? Significa che io non conduco l'adeguamento al GDPR una volta e rimane tale per tutta la vita, ma è un adempimento che io devo effettuare costantemente nel corso del tempo, non soltanto perché muta la normativa di riferimento, ma perché può mutare anche la realtà del titolare del trattamento, l'organizzazione del titolare del trattamento, perché si possono aggiungere nuovi trattamenti, possono cambiare le tipologie di dati trattati o le tipologie di interessati. Quindi è un adeguamento che noi conduciamo sempre costantemente nel corso del tempo, andando anche a revisionare tutti i documenti di cui abbiamo dotato, in questo caso lo studio legale. Parleremo quindi di misure tecniche ed organizzative che devono essere adeguate. Questa è un'espressione, vedete, molto ampia. Vi anticipo che non abbiamo più un elenco di misure tecniche come erano quelle previste dal nostro codice privacy, le cosiddette misure minime di sicurezza. Un tempo era molto semplice condurre l'adeguamento all'atto tecnico, perché bastava che io effettuassi una verifica sulle misure minime di sicurezza. Quindi, di fatto, c'era una checklist e io andavo a verificare se avevo dotato la mia organizzazione di quelle misure di sicurezza. Adesso non è più così, perché vedete, la formula è ampia, si parla di misure tecniche ed organizzative adeguate. Vedremo quali sono le misure tecniche che il GDPR ha testualmente previsto. Vi ripeto, è un catalogo assolutamente aperto, cioè il GDPR ci dà un'indicazione di misure tecniche, ma assolutamente siamo poi noi titolari del trattamento a scegliere quelle che sono le misure tecniche che meglio si adattano alla realtà di riferimento. Io ho messo anche il paragrafo 2 dell'articolo 24, che è molto importante, perché il paragrafo 2 introduce il concetto delle policy, delle procedure. Ci dice il comma 2 che se ciò è proporzionato rispetto all'attività del trattamento, le misure di cui al paragrafo 1, quindi le misure tecniche ed organizzative adeguate, includono anche l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare. Noi ci stiamo occupando di fare l'adeguamento in questo momento al nostro studio legale, quindi al nostro studio legale, magari allo studio legale di grandi dimensioni. Ovviamente io parlerò degli adempimenti a livello generale, poi ovviamente questi saranno calati sempre in base alla realtà di riferimento. È chiaro che gli adempimenti richiesti al grande studio internazionale sono ovviamente diversi rispetto al singolo professionista, appunto, che opera individualmente. Quindi noi al momento ci occupiamo degli adempimenti privacy che sono richiesti a noi avvocati, ma voi dovete anche, e l'ha detto il collega in un'ottica di specializzazione, pensare poi anche di occuparvi di protezione dei dati lato cliente, e quindi sarete voi che andrete a dotare il vostro cliente di tutta una serie di documenti necessari a dimostrare la compliance al GDPR. Tra questi sicuramente è consigliabile l'adozione di politiche, di procedure sul trattamento dei dati personali. Vedremo anche che anche all'interno dello studio legale si può pensare di adottare alcune procedure in materia di protezione dei dati personali. Quindi stiamo partendo dal principio di accountability. Che cosa ci dice? Ci dice che il titolare del trattamento deve implementare misure tecniche ed organizzative adeguate e assolutamente gode di maggior potere discrezionale rispetto al passato circa la scelta delle misure tecniche ed organizzative adeguate, ma deve essere in grado in qualsiasi momento di dimostrare la sua accountability, perché questa accountability deve essere anche verificata. Voi sapete che c'è un'autorità, che è l'autorità garante per la protezione dei dati personali, che opera attraverso il braccio operativo della Guardia di Finanza, che può effettuare dei controlli, delle ispezioni, proprio per verificare se il titolare del trattamento esercita in maniera adeguata l'accountability. In questa slide vedete proprio il riassunto del passaggio che c'è stato rispetto all'impostazione del passato. In passato, one size fits all era il principio che governava, cioè un modello di fatto uguale per tutti, cioè l'adeguamento alla privacy del singolo professionista legale era uguale a quello del grande studio internazionale, che era uguale a quello della multinazionale, che era uguale a quello della clinica, immaginiamo clinica dentistica.
questo approccio non va più bene, è sbagliato, noi dobbiamo fare un'attività di adeguamento alle prescrizioni del GDPR che deve essere tailorizzata, cioè deve essere calata nell'organizzazione di riferimento, quindi passiamo da one size fits all a un risk-based approach. Io effettuo, e noi dobbiamo effettuarlo all'interno del nostro studio legale, dobbiamo effettuare un'attività di risk assessment. Che cosa significa? Dobbiamo mappare tutti i trattamenti di dati che noi facciamo all'interno della nostra organizzazione. Quindi quando ci approfittiamo a svolgere l'adeguamento in materia privacy, dovremmo effettuare una ricognizione di tutti i trattamenti di dati personali che sono effettuati all'interno della nostra organizzazione e per ogni trattamento analizzare il rischio connesso, rischio in termini che è stimato in termini di rischio per i diritti e le libertà degli interessati. Chi sono gli interessati? Un piccolo ripasso: l'interessato è la persona fisica del quale i dati vengono trattati. Quindi noi attraverso questa attività di risk assessment all'interno dello studio legale andremo a valutare tutti i trattamenti che poniamo in essere con un focus particolare nei confronti di quei trattamenti che sono particolarmente a rischio. Sapete che se c'è un trattamento che presenta un rischio elevato, ad esempio perché comporta l'uso di nuove tecnologie, il trattamento su larga scala di categorie particolari dati personali, gli ex dati sensibili, ci si può profilare la necessità di effettuare la cosiddetta valutazione di impatto, cioè la Data Protection Impact Assessment, che è appunto una valutazione del rischio, diciamo, approfondita, che va proprio a indagare se sussistono dei profili di rischio elevato. Al termine ovviamente di questa attività di risk assessment andremo a individuare che cosa, le misure tecniche ed organizzative adeguate che servono proprio per mitigare il rischio connesso al trattamento. Da questo comprendiamo come il GDPR appunto dia più importanza alla sostanza degli adempimenti e non al rispetto formale. Prima di fatto facevo una verifica tramite checklist, per cui oggi il titolare del trattamento non può semplicemente dimostrare di aver adempiuto alla richiesta normativa, alle prescrizioni del GDPR, ma deve essere in qualsiasi momento in grado di dimostrare che il trattamento dei dati che effettua è compliant e conforme al GDPR. Facendo che cosa? Abbiamo detto implementando misure tecniche ed organizzative adeguate. Che cosa sono in generale misure tecniche ed organizzative adeguate, le misure di sicurezza adeguate? C'è una norma, che è l'articolo 32 del GDPR, che parla proprio di misure di sicurezza idonee. Come vi dicevo, non c'è più l'impostazione del passato, quindi non abbiamo più un elenco prestabilito di misure minime di sicurezza. Un tempo si chiamavano misure minime di sicurezza, adesso si chiamano misure di sicurezza adeguata. Ma io andrò caso per caso a valutare la misura di sicurezza che è più adeguata, che quindi la misura di sicurezza che meglio aiuta, serve a mitigare il rischio connesso a un determinato trattamento. Come vi dicevo, il GDPR ci dà degli esempi di misure di sicurezza tecniche che possono essere implementate al titolare del trattamento, facendo riferimento a una serie di parametri di valutazione che vedete sono lo stato dell'arte, i costi di attuazione. Il costo di attuazione è importante perché ovviamente il singolo professionista legale avrà un costo di attuazione della misura tecnica differente rispetto al grande studio internazionale. Dovrò far riferimento alla natura del trattamento, all'oggetto del trattamento, al contesto del trattamento, alla finalità, ovviamente sempre in un'ottica di rischio per i diritti e libertà delle persone fisiche. Come vi dicevo, parliamo di misure di sicurezza tecniche e di misure di sicurezza organizzative. Abbiamo parlato prima di misure tecniche ed organizzative adeguate. Per quanto riguarda le misure tecniche, appunto vi dicevo, non c'è più un elenco tassativo, c'è un elenco aperto, l'articolo 32 è proprio formulato come norma aperta, c'è un elenco esemplificativo di fatto ma non esaustivo, che comprende, vedete, queste misure di sicurezza tecnica, che sono la pseudonimizzazione, la cifratura, tutta una serie di misure atte a garantire che cosa? La riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, delle misure atte a garantire il ripristino della disponibilità dei dati, sono le cosiddette procedure di disaster recovery, e le procedure per verificare e valutare l'efficacia delle misure di sicurezza adottate, sono le procedure di testing periodico. Ovviamente siamo di fronte a misure che non sono banali, ovviamente il singolo professionista, il GDPR non richiede al singolo professionista di
porre in essere una procedura di disaster recovery, perché ovviamente io vado a valutare la necessità delle misure tecniche in base, come vi dicevo, a che cosa, e torno indietro, a come sono costituito, allo stato dell'arte, alla natura del trattamento, all'oggetto, al contesto del trattamento, la finalità, la natura. È chiaro che grande studio internazionale che magari ha delle sedi a Londra, Bruxelles, negli Stati Uniti, ecco, dovrà implementare ovviamente delle procedure diverse, sicuramente implementerà la procedura di disaster recovery. Allora, oltre alle misure di sicurezza tecniche, abbiamo le misure di sicurezza organizzative. Oggi noi andremo a valutare alcune misure di sicurezza a lato organizzativo. Alcuni degli adempimenti, passatemi l'espressione poco formale, adempimenti documentali che noi dobbiamo porre in essere nei nostri studi legali. Sicuramente quello che noi dobbiamo fare in generale a livello già di risk assessment è capire chi fa che cosa, cioè innanzitutto attuare la governance a livello del nostro studio legale, cioè capire chi sono i soggetti che partecipano al trattamento dei dati personali, e quindi ripartire i compiti e le funzioni per ogni singola area funzionale, implementando chiaramente anche la cosiddetta segregation of duties, cioè la segregazione dei ruoli interni, soprattutto quando l'organizzazione è più complessa. Vedete che al punto prima io vi dico, definiamo e implementiamo anche un modello organizzativo di data protection, quello che nella CRAS ormai viene chiamato il MOP. È chiaro che il MOP è un modello organizzativo privacy che ricorda moltissimo il modello organizzativo 23101, cioè il modello di organizzazione e controllo di cui l'ente si va ad adottare per, diciamo, prevenire il rischio di commissione reati di cui previsti al catalogo del reato presupposto di ex 23101. Voi sapete che cos'è la 231? Sapete che la 231 ci dice che affinché l'ente possa andare senza responsabilità, può dotarsi, deve implementare un modello di organizzazione, gestione e controllo e deve nominare un organismo di vigilanza che appunto ha il compito di supervisionare proprio l'applicazione del modello, e se ovviamente il modello di organizzazione, gestione e controllo è un modello efficace, l'ente potrà andare esente da responsabilità laddove venga commesso un reato previsto nel catalogo dei reati presupposto nel suo interesse o a suo vantaggio da parte ovviamente di soggetti che devono essere legati funzionalmente all'ente. Ho fatto questo collegamento perché il MOP è di fatto un modello che ricalca molto quella che è la struttura del modello ex 231. Consta di una parte generale e consta poi di una parte speciale che praticamente prevede la concreta applicazione, no, dei principi generali. Quindi nel MOP noi andiamo a dire quali sono gli adempimenti che abbiamo posto in essere all'interno della nostra organizzazione, con anche una definizione dei ruoli e delle responsabilità. Peraltro nelle grandi organizzazioni, nei grandi studi legali succede, il modello organizzativo 231, tra virgolette, si parla con il modello organizzativo privacy, per cui è necessario proprio un coordinamento dei due modelli in un'ottica di gestione integrata. Ma ripeto, questa è una misura che non è richiesta agli studi legali più piccoli, alle piccole associazioni professionali. Parlo ovviamente di livelli invece strutture molto più complesse. Quello che però noi dobbiamo fare è andare a produrre dei documenti, una serie di documenti che servono per provare l'accountability del titolare del trattamento, perché è vero che noi possiamo essere singoli avvocati, piccole associazioni professionali, eccetera, ma il GDPR riguarda anche noi, perché siamo soggetti che trattano i dati personali, che quindi definiscono i mezzi e le finalità del trattamento. Ci sono una serie di adempimenti documentali che sono richiesti anche a noi, tra cui vedremo, lo sapete, le informative sul trattamento dei dati personali, gli atti di nomina, la richiesta del consenso ove questo sia necessario, il registro del trattamento e vedete anche eventualmente l'attuazione di politiche, cioè di policy e di procedure sempre in materia di protezione dei dati personali, nell'ambito quindi parametrate allo specifico contesto di riferimento in cui il titolare del trattamento si trova ad operare. In questa slide io vi ho messo un po' la sintesi di tutte diciamo le misure tecniche ed organizzative adeguate che sono richieste per dimostrare l'accountability. Io purtroppo vedo che c'è la chat attiva, purtroppo non posso leggere, quindi se mi state rivolgendo delle domande vi chiedo perdono, ma purtroppo non le posso leggere, quindi nel caso rispondo al termine. Vi dicevo, in questa slide abbiamo la sintesi degli adempimenti richiesti ai titolari del trattamento. Vedete nella parte
io inizio il cerchio e vedete che c'è scritto con titolarità, diciamo la prima parte con titolarità responsabile del trattamento autorizzati ai DPO e la parte relativa all'attuazione della governance, la parte appunto relativa all'attuazione della governance, cioè significa andare a chiarire chi fa che cosa, cioè chi partecipa al processo di trattamento dei dati personali. Dovremo poi, e lo vedremo, individuare chi è il titolare del trattamento, chi sono gli eventuali contitolari, chi sono gli autorizzati, cioè i soggetti che all'interno dello studio legale trattano dati personali, se è necessario o meno la nomina di un DPO. Oggi parleremo di registro dei trattamenti, perché il registro dei trattamenti è un adempimento ormai di fatto obbligatorio per tutti i soggetti che trattano dati personali e vedremo anche l'intervento che è stato fatto all'autorità garante, che ha sancito come tutti noi avvocati dobbiamo, soggiacciamo all'obbligo del registro del trattamento, cioè dobbiamo dotarci di un registro dei trattamenti. Abbiamo poi le politiche adeguate, di cui vi ho detto, le misure di sicurezza tecniche che abbiamo visto poc'anzi, tutto il tema del data breach. Parleremo velocemente anche di data breach. Dobbiamo essere sempre pronti per gestire eventuali violazioni di sicurezza dei dati personali, cosiddetti data breach. E questo sicuramente è un ambito nel quale può essere molto utile la implementazione di una procedura, di una piccola policy proprio per gestire eventuali casi di data breach. Abbiamo poi l'ambito dei diritti degli interessati, con il GDPR sono ampliati moltissimo i diritti che sono riconosciuti a tutti gli interessati, sapete che appunto il GDPR prevede una serie di diritti che tutti noi, quali interessati, possiamo esercitare, magari perché riteniamo che il trattamento di dati che viene effettuato sia illegittimo, oppure perché vogliamo sapere se effettivamente è in corso un trattamento di dati che ci riguardano, o perché vogliamo rettificare i dati, oppure perché vogliamo esercitare la portabilità. Abbiamo poi i meccanismi di certificazione e i codici di condotta, che sono altri due strumenti per dimostrare l'accountability. La DPIA, che è la Data Protection Impact Assessment, la cosiddetta valutazione di impatto di cui vi ho fatto cenno prima, che appunto è un adempimento che deve essere condotto quando si profila un rischio elevato per i diritti e libertà degli interessati. E poi abbiamo il tema della formazione. La formazione è un adempimento fondamentale. Dobbiamo fare formazione anche internamente, non soltanto formazione noi sul tema del GDPR, ma dobbiamo anche formare tutti i soggetti che all'interno dei nostri studi legali trattano dati personali, perché la norma, ne parleremo all'articolo 29, ci dice che i soggetti che sotto l'autorità del titolare del trattamento trattano dati personali per loro mansionari, cioè quei soggetti, pensiamo alla nostra segretaria, al nostro praticante, che per l'espletamento della loro mansione lavorativa necessariamente devono trattare dati personali, non possono effettuare questo trattamento se non sono stati adeguatamente istruiti da parte del titolare del trattamento. Quindi da qua cogliamo la fondamentale importanza della formazione. E poi vi ho messo i due principi della privacy by design e della privacy by default, che sono i due corollari del principio di accountability. Cosa significa? Significa che noi dobbiamo sempre avere riguardo alla protezione dei dati fin dall'inizio, quindi by design e by default, cioè per impostazione predefinita. Veniamo quindi agli adempimenti che sono richiesti e che sono essenziali all'interno di uno studio legale. Sulle misure di sicurezza tecniche vi ho detto, parleremo di attuazione della governance, di informative consenso, di gestione del data breach e del registro dei trattamenti. Siamo con l'attuazione della governance all'interno dello studio legale. Come vi dicevo, attuare la governance significa stabilire chi fa che cosa, quali sono i ruoli, quali sono le responsabilità. Sia che lo studio legale sia appunto composto da un singolo professionista, da pochi professionisti, sia uno studio internazionale, è fondamentale individuare il titolare del trattamento, cioè il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che definisce i mezzi e le finalità del trattamento, che come vi ho detto è tenuto a rispettare il principio di accountability e in generale tutti i principi, tutte le prescrizioni del GDPR. L'ambito dello studio legale è uno di quegli ambiti in cui frequentemente ricorrono che cosa? Dei casi di contitolarità, sia contitolarità sulla base dell'articolo 26 del GDPR, quando abbiamo più titolari del trattamento che insieme definiscono i mezzi e le finalità del trattamento. Pensiamo proprio a un'associazione professionale. Abbiamo più professionisti che determinano insieme finalità e mezzi del trattamento. Caso che possiamo fare
immaginiamo un mandato a più professionisti, proprio un mandato a più professionisti che lavorano insieme, quindi hanno una procura congiunta, e in questo caso in collaborazione che cosa faranno? Saranno contitolari perché definiscono insieme le finalità e i mezzi del trattamento. In questi casi, in caso di procura congiunta, avremo una situazione di contitolarità. L'articolo 26, che è la norma sulla contitolarità, ci dice che in questi casi è necessario che cosa? È necessario predisporre un accordo interno che definisca in maniera trasparente quali sono i ruoli e le responsabilità proprio in merito all'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento. Soprattutto bisogna stabilire quale dei due titolari è il soggetto che deve rendere l'informativa sulla base degli articoli 13 e 14 del GDPR e qual è tra i due titolari il titolare ai quali l'interessato si può rivolgere per esercitare i suoi diritti. Quindi questo è un caso di procura congiunta, caso di contitolarità sulla base dell'articolo 26, ma non è detto che all'interno di un'associazione professionale ci siano sempre dei casi di contitolarità. Pensiamo invece al caso di associazione professionale, però c'è il singolo avvocato che riceve un mandato per determinate attività o prestazioni, risoluzione di una controversia, una consulenza, eccetera. In questo caso opera singolarmente e quindi anche se è collocato all'interno dell'associazione professionale non è contitolare ma sarà autonomo titolare del trattamento, quindi deciderà autonomamente, stabilirà in maniera autonoma le modalità, le finalità e i mezzi del trattamento. Quindi anche qui pensiamo al caso di un'assistenza specifica di più avvocati che operano in ambiti diversi, ad esempio un avvocato a cui è affidata la sede, la difesa in ambito civile e l'altra al quale è affidata la difesa in ambito penale da parte del medesimo soggetto, magari per fatti correlati. Oppure pensiamo a quelle associazioni in cui non c'è una condivisione di clienti, ma semplicemente c'è una semplice condivisione di locali all'interno di uno stesso studio. In questo caso ogni avvocato è titolare autonomo del trattamento. All'interno dello studio legale dobbiamo poi individuare i cosiddetti autorizzati del trattamento. Il GDPR parla oggi all'articolo 29 di autorizzati del trattamento che non sono altro che i nostri ex incaricati del trattamento sulla base del codice privacy. Sono quei soggetti, come vi dicevo, che sono incardinati nell'organizzazione del titolare del trattamento e che per lo svolgimento della loro mansione necessariamente trattano dati personali, pensiamo alla nostra segretaria, ai nostri praticanti. Ecco, questi soggetti, ci dice l'articolo 29, devono essere nominati quali autorizzati al trattamento e devono essere debitamente istruiti. Da qui il collegamento che vi ho detto prima dell'importanza della formazione anche proprio dei soggetti che all'interno della nostra organizzazione trattano dati personali. Diciamo che nelle realtà più piccole non sempre si rende necessario, nelle realtà più strutturate può essere anche utile individuare i cosiddetti soggetti designati. L'articolo 2 quaterdecies del codice privacy del decreto legislativo 196 del 2003, così come è stato poi novellato da un intervento dell'agosto del 2018 col decreto legislativo 101 del 2018, ha previsto la possibilità tra gli autorizzati di individuare dei soggetti ai quali possono essere delegati precisi compiti e funzioni da parte del titolare del trattamento, sempre a livello di governance. Questi soggetti prendono i nomi di soggetti designati e sono ad esempio dei soggetti ai quali voi potete delegare tutti gli adempimenti in materia di protezione dei dati. Abbiamo visto una governance interna, quindi all'interno dello studio legale. Noi dobbiamo però andare a effettuare anche le nomine all'esterno dello studio legale. Cioè dobbiamo andare a individuare tutti quei soggetti che prendono il nome di responsabile del trattamento, che sono diciamo quelle persone fisiche, quelle persone giuridiche che trattano dati per conto del titolare del trattamento. I due esempi più ricorrenti nell'ambito dello studio legale sono ad esempio il consulente del lavoro, quel soggetto che predispone cedoline e buste paga dei nostri dipendenti, dei nostri collaboratori. Questo soggetto tratta dati per conto nostro, per conto dello studio legale e quindi deve essere nominato sulla base dell'articolo 28 del GDPR responsabile del trattamento. Pensiamo alla società provider dei servizi IT che appunto detiene il nostro server, che svolge tutte le attività appunto informatiche sui nostri PC. Anche questo è un soggetto che a seconda dei casi noi dobbiamo nominare responsabile del trattamento sulla base dell'articolo 28.
Infine, sempre a livello di soggetti, abbiamo questa ormai figura mitica, che è quella del Data Protection Officer, del responsabile della protezione dei dati, che tutti voi sicuramente conoscerete, il famoso DPO, che è questo soggetto terzo, collocato in posizione apicale, che ha la funzione di occuparsi di tutti gli adempimenti in materia di protezione dei dati, cioè deve sostanzialmente verificare che il titolare applichi correttamente le prescrizioni del GDPR. Il DPO può essere scelto, può essere un soggetto che viene scelto sia all'interno dell'organizzazione del titolare del trattamento, quindi può essere un dipendente, sia all'esterno, può essere un consulente. È chiaro che se viene scelto all'interno, noi dovremo provvedere a formare la nostra risorsa, e questa risorsa dovrà avere il tempo di svolgere entrambe le funzioni, cioè svolgere insomma la mansione per la quale è stato assunto e al contempo anche il ruolo di DPO. Diversamente, io posso optare per un consulente esterno. Voi sapete che il DPO non esiste un albo dei DPO, non è una professione regolamentata. La GDPR ci dice che deve essere un soggetto dotato di adeguata professionalità, quindi avere delle conoscenze sia giuridiche che informatiche, dovrebbe anche conoscere i processi, quindi l'organizzazione di riferimento. Per questa ragione diciamo che ormai si opta, soprattutto parlo di grandi organizzazioni, per soluzioni miste, quindi si cerca ad esempio di o creare un ufficio del DPO oppure di nominare un soggetto all'interno che poi viene coadiuvato da un soggetto esterno. Sapete che appunto deve essere un soggetto autonomo e indipendente, quindi non può subire le direttive del titolare del trattamento, deve essere un soggetto che appunto svolge tutta una serie di compiti, tra cui anche fornire consulenza, coadiuvare il titolare, garantire la sorveglianza, garantire la concreta applicazione appunto delle prescrizioni del GDPR, ed è un soggetto importante perché ha la funzione di interlocutore con gli interessati e poi è un interlocutore privilegiato con l'autorità di controllo. Le norme sul DPO sono dagli articoli 37 seguenti, diciamo che non tutte le organizzazioni devono nominare un Data Protection Officer, e quindi vi lascio la domanda: se i professionisti, la SAI ci dice, ma i professionisti legali sono sempre obbligati a nominare un DPO? Perché io vi ho posto questa domanda? Perché l'articolo 37, l'articolo 37 elenca i casi in cui è obbligatorio designare e nominare un Data Protection Officer. L'articolo 37 ci dice: tutte le organizzazioni e gli enti pubblici devono nominare un DPO, quindi su quello noi andiamo tranquilli, sappiamo che tutte le PA devono nominare un Data Protection Officer, ma poi enuncia altri due casi sui quali ovviamente ci sono state, ci sono interpretazioni diverse. Ci dice che sono tenuti a nominare un Data Protection Officer tutti quei soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala. Non è il nostro caso, non è il caso di sui legali, pensiamo a tutte le attività che si occupano di profilazione, di marketing, di società di trasporto pubblico, insomma, società che effettuano profiling, scoring, ecco, sono tutti soggetti, pensiamo alle banche, alle assicurazioni, che sono tenute a nominare un Data Protection Officer. Noi, studi legali, rientriamo nel terzo caso, cioè quei soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento su larga scala di che cosa? Delle categorie particolari di dati personali, che sono gli ex dati sensibili, e i dati relativi alle condanne penali o reati su larga scala. Faccio solo una parentesi, sapete che abbiamo sempre parlato di dati sensibili, il GDPR non utilizza più l'espressione dati sensibili, ma parla ora di categorie particolari di dati personali all'articolo 9, che sono tutti quei dati che attengono che forniscono le informazioni che riguardano la nostra sfera più intima, pensiamo ai dati relativi alla salute, i dati genetici, i dati biometrici, i dati idonei a rivelare l'orientamento sessuale, l'origine etnica, razziale, l'orientamento politico, religioso e così via. Quindi, chiusa la parentesi, questi sono i dati ex sensibili, e particolarmente importanti e delicati sono anche i dati relativi alle condanne penali, ai reati e all'applicazione delle misure di sicurezza. Perché la domanda, ma i professionisti legali devono nominare un DPO? Perché quando abbiamo letto per la prima volta l'articolo 37, soprattutto noi avvocati penalisti, abbiamo avuto un mancamento, perché ovviamente abbiamo detto aiuto, noi che cosa facciamo? La nostra attività consiste nel trattamento dei dati relativi alle condanne penali e reati e l'applicazione di misure di sicurezza dei nostri clienti. Cosa facciamo? Siamo quindi obbligati a nominare un DPO? Diciamo che è
una piccola speranza c'era data dal concetto di larga scala, cioè dobbiamo capire, e ci sono stati molti convegni, interventi anche del garante, se il trattamento effettuato dai professionisti legali si potesse considerare o meno su larga scala. Allora, il garante ci ha aiutato, o meglio ci ha aiutato il regolamento, perché il considerando 91, voi sapete che il regolamento consta di 99 articoli e c'è una parte che precede i 99 articoli dei considerando. Sono molto utili considerando perché vanno proprio a specificare alcuni concetti che noi troviamo poi descritti nel nostro GDPR. Allora, cosa ci dice il considerando 91? Ci dice che il trattamento dei dati personali non dovrebbe essere considerato su larga scala qualora riguardi che cosa? I dati personali dei pazienti o clienti da parte di un singolo medico, operatore sanitario o avvocato, e in questi casi non sarebbe obbligatorio procedere ad una DPA. Cioè ci dice, guarda che il trattamento dei dati effettuato dal singolo professionista, dal singolo avvocato, non si considera su larga scala, ergo tu non devi nominare un data protection officer. Ci ha aiutato sul punto anche le cosiddette, sapete che c'è il nostro Consiglio Nazionale Forense, ha emesso, prodotto già nel 2018 questa linea guida GDPR dell'avvocato, che so che molti di voi avranno letto, diversamente vi suggerisco di leggerlo, anche se mi permetto di dire che ormai sono un po' obsolete perché molti punti ormai sono stati superati e la prassi ha portato a soluzioni diverse. Comunque in questa linea guida veniva detto e specificato che il requisito della larga scala non si applica agli avvocati e in generale ai professionisti organizzati su base individuale. Quindi gli studi legali, diciamo, formazione singola, le piccole associazioni professionali, non trattando dati su larga scala, non devono designare un data protection officer, anche se comunque la valutazione sull'opportunità o meno di nominare un DPO deve essere sempre effettuata caso per caso in base ai seguenti parametri che vi metto nella slide. In base comunque all'effettivo numero di persone interessate al trattamento dei dati personali, dal volume dei dati trattati, dalla durata del trattamento, dalla permanenza dell'attività di trattamento e dall'estensione geografica delle attività di trattamento. Con questo dicendovi che cosa? Che è chiaro che piccoli studi tendenzialmente, insomma, il garante ha detto non devono nominare un DPO, attenzione però agli studi più strutturati. È chiaro che uno studio, ripeto, internazionale, che ha varie estensioni anche fuori dall'Italia, fuori dall'Europa, dovrebbe nominare un data protection officer. Cosa però dobbiamo fare? Cioè noi nominiamo un DPO, ma cosa possiamo fare diversamente all'interno dello studio legale? Io vi cito le linee guida della Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Perché? Perché diciamo noi possiamo ben scoppiazzare da queste linee guida. Cosa era successo? Già nel 2018 i commercialisti avevano richiesto parere al garante proprio sulla necessità o meno di dotarsi di un data protection officer, cioè avevano chiesto se gli studi commercialisti dovessero o meno dotarsi di questa figura. Il garante ha risposto ai commercialisti dicendo che anche qui non è obbligatoria la nomina di un data protection officer in relazione di nuovo ai trattamenti effettuati dai professionisti in forma individuale. Il garante fa una specifica ulteriormente dicendo: fate attenzione che comunque la nomina può essere raccomandata, cioè è comunque raccomandata alla luce del principio di accountability che permea il regolamento. Cioè il garante ha detto: singoli professionisti, piccoli studi legali non devono nominare un DPO, se però su base discrezionale vogliono designare volontariamente il DPO, ovviamente questa è una scelta in ogni caso ben vista, perché ovviamente è sinonimo di accountability. Che cosa fa il garante? Suggerisce di individuare, quello che vi dicevo prima, un soggetto designato. Qua le linee guida della Fondazione Nazionale dei Commercialisti lo chiamano referente GDPR, cioè un soggetto all'interno di ogni studio professionale che sia proprio il referente per l'applicazione delle disposizioni del GDPR. Lo possiamo chiamare soggetto designato, referente interno, privacy, referente GDPR. È un punto di contatto, cioè un soggetto che, diciamo, svolge la funzione di punto di contatto tra gli interessati e il titolare del trattamento, e soprattutto è un soggetto che in caso di controlli può essere coinvolto e in generale può rispondere anche laddove ci sia una richiesta di esercizio dei diritti da parte degli interessati. Quindi sicuramente alla luce, se ormai ha 3 anni
dalla concreta applicazione del GDPR, siamo giunti alla conclusione che la nomina del DPO non è necessaria negli studi piccoli, si può valutare negli studi più grandi, più strutturati, proprio in base ai parametri che vi ho messo nella slide precedente. In ogni caso sarebbe opportuno individuare un soggetto quale referente GDPR. L'attuazione della governance era il primo adempimento richiesto nello studio legale per dimostrare la compliance al GDPR. Altro adempimento che noi dobbiamo fare, sapete, è quello di rendere l'informativa agli interessati e raccogliere il consenso dove questo sia necessario. Voi sapete che nel momento in cui io tratto i dati di un interessato, sia esso il mio praticante, la mia segretaria, il cliente, in virtù dell'attività giudiziaria o stragiudiziaria che io svolgo nei suoi confronti, prima di effettuare il trattamento io devo informarlo sul trattamento dei suoi dati personali che andrò a fare. È una comunicazione informativa, è la comunicazione obbligatoria di una serie di informazioni, di tutti gli elementi che sono previsti, sono disciplinati all'articolo 13 del GDPR, che io do all'interessato prima di trattare i suoi dati. È l'adempimento che al meglio costituisce uno strumento di trasparenza appunto riguardo al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti. Voi quando dovete redigere l'informativa, dovete andare a rifarvi al contenuto testuale dell'articolo 13 del GDPR. L'importante è che questa informativa sia il più chiara, semplice, trasparente possibile e intelligibile, cioè non deve essere il contenuto dell'informativa, deve essere tale da non ingenerare alcun dubbio sull'interessato, quindi scrivetela veramente non in giuridichese, passatemi il termine, ma in un linguaggio davvero semplice e chiaro. La potete consegnare per iscritto, la potete invece rendere attraverso un formato elettronico. Uno dei temi che era emerso è se l'informativa dovesse essere sottoscritta. In quelle linee guida GDPR all'avvocato del nostro CNS, il CNS ha preso una impostazione abbastanza netta dicendo sì, bisogna far firmare l'informativa. Ripeto, quelle linee guida sono del 2018, adesso insomma la prassi ci ha portato a svolgere, insomma, ad effettuare scelte diverse. È chiaro che se noi stiamo in una piccola realtà possiamo anche far sottoscrivere l'informativa per presa visione o per ricevuta, ma pensate nelle grandi realtà, è veramente impossibile. L'importante è che l'informativa venga resa effettivamente all'interessato. Negli studi legali si suole, ad esempio, mettere l'informativa, cioè presente magari quando nella sala dove effettuate le riunioni, oppure la allegate al fascicolo del vostro cliente, cioè gliela consegnate nel momento in cui magari raccogliete la procura, fate la firma del mandato. Però non è necessario la sottoscrizione. Voi sapete che invece è necessaria la sottoscrizione quando magari io devo richiedere al mio interessato, ad esempio, il consenso su determinate finalità. Ci sono determinate finalità dei trattamenti in relazione alle quali è necessario la richiesta del consenso da parte dell'interessato. Voi sapete, ad esempio, che io posso, immaginiamo il rapporto che io posso avere, immaginiamo il mandato professionale, quindi immaginiamo il rapporto che io ho con il mio cliente, qual è la finalità di trattamento, cioè qual è la ragione giuridica che mi consente di effettuare il trattamento dei dati del mio cliente? È semplicemente l'esecuzione dell'incarico professionale che io ho ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. E quindi la base giuridica, cioè la condizione che legittima il trattamento, si va a ravvisare nell'esecuzione del contratto del quale l'interessato è parte. Queste sono l'esecuzione del contratto è una delle basi giuridiche, una delle condizioni di liceità del trattamento. Facendo una carrellata abbiamo l'esecuzione del contratto, l'adempimento di un obbligo di legge, le pubbliche amministrazioni hanno la base giuridica dell'esercizio del pubblico interesse e poi tra le basi giuridiche c'era anche il consenso. Voi sapete che in precedenza un po' il consenso era la panacea di tutti i mali, cioè noi andavamo nel dubbio, andavamo a giustificare un trattamento sulla base del consenso, richiedendo il consenso. Adesso non è più così col GDPR, cioè noi andiamo a legittimare, a giustificare un trattamento sulla base del consenso soltanto quando non sussista nessun'altra delle basi giuridiche di trattamento. Ovviamente nel momento in cui io pensiamo all'attività di marketing e profilazione, l'attività di marketing e profilazione sono due ambiti in cui io devo richiedere il consenso dell'interessato.
In passato noi chiedevamo anche il consenso per il trattamento dei dati sensibili ad esempio dei nostri dipendenti. Ricordatevi che adesso non è più necessario richiedere il consenso, cioè attualmente noi avvocati che trattiamo i dati delle nostre segretarie ci possiamo trovare nella situazione di trattare non soltanto i dati personali comuni, ma anche i dati extensibili, cioè le categorie particolari dati personali. Ecco, questo trattamento si giustifica, e ce lo dice l'articolo 9 del GDPR, proprio perché esiste un contratto per l'adempimento del contratto di lavoro che sussiste tra noi e le nostre segretarie. Faccio l'esempio delle segretarie. In questo caso noi non dovremmo richiedere il consenso, fate attenzione perché molte informative si ritrova ancora la richiesta di consenso, perché appunto esiste il contratto tra noi e le nostre segretarie, io non devo chiedere il consenso per il trattamento non soltanto delle categorie, non soltanto dei dati personali comuni, ma anche delle categorie particolari dei dati personali. Quindi attenzione, perché soltanto determinate specifiche finalità di trattamento richiedono la prestazione del consenso. Nel momento in cui è necessario il consenso, ovviamente io devo raccogliere in maniera chiara, comprensibile, distinguibile e devo richiedere il consenso ovviamente in maniera chiara e espressa, perché devo essere come titolare del trattamento sempre in grado di dimostrare che l'interessato ha effettivamente prestato il consenso. Abbiamo visto quindi tra gli adempimenti di base all'interno dello studio legale e misure di sicurezza tecniche, la governance, l'attuazione della governance a livello dello studio legale. Abbiamo parlato dell'informativa e del consenso, abbiamo detto che c'è un altro sicuramente aspetto al quale noi dobbiamo tenere in considerazione, che è la gestione del data breach. Ricordatevi che tutti noi, purtroppo possiamo essere soggetti a un breach, dobbiamo fare attenzione a tutte le situazioni in cui si può profilare una data breach, una violazione di sicurezza dei dati personali. Cosa si intende per violazione dei dati? Una violazione di sicurezza che può comportare accidentalmente, in modo illecito, che cosa? La perdita, la distruzione, la modifica, la divulgazione non autorizzata, l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. Nel momento in cui si verifica una violazione di sicurezza dei dati personali, perché io rispondo a una mail di phishing, perché il mio collaboratore perde il laptop sul treno e quel PC conteneva dati personali, perché io perdo la chiavetta USB e la chiavetta USB conteneva tutti gli atti di un processo, io non l'ho adeguatamente cifrata, quindi quando si verifica uno di questi eventi scatta l'obbligo di notifica del data breach. Voi sapete che avete 72 ore per notificare l'evento all'autorità garante, cioè avete l'obbligo di comunicare i casi in cui si è profilata una violazione di dati personali. Il data breach è un evento sempre più ricorrente e che riguarda, perché ci coinvolge sempre di più, quindi può essere utile dotarci di una piccola procedura per la gestione del data breach. È una procedura che serve a spiegare quali sono i casi che ci devono far preoccupare. In generale ai collaboratori si deve dire che quando si verifica un evento sospetto la cosa migliore è segnalarlo, cioè attivare il reporting al dominus, comunque al responsabile. E ovviamente nel momento in cui si verifica una situazione che può comportare una violazione di sicurezza dei dati personali, ci deve essere una serie di soggetti che si devono attivare per gestire l'evento, per capire se effettivamente si tratta di un breach o meno. Quindi dovete anche individuare il soggetto all'interno dello studio legale che studi l'evento e capisca se effettivamente siamo di fronte a un evento che deve essere notificato all'autorità di controllo ed eventualmente anche comunicato agli interessati. Quindi è chiaro che se voi avete nominato un DPO, sarà il DPO che si occuperà di gestire il breach con il titolare del trattamento oppure insieme al soggetto designato, e ovviamente sarà coinvolto anche il nostro settore IT. Se non vogliamo scrivere la procedura, possiamo dare delle piccole istruzioni ai nostri autorizzati e, ovvio, come vi dicevo, effettuare una formazione continua, magari facendo anche degli esempi concreti, di modo che insomma il nostro autorizzato capisca quali sono le situazioni in cui si può versare una situazione di data breach. Ultimo adempimento fondamentale che è richiesto a tutti gli studi legali, a tutti gli avvocati, è la tenuta e la redazione di un registro delle attività di trattamento. La norma di riferimento è l'articolo 30, il registro dei trattamenti è di fatto, rappresenta la fotografia
di tutti i trattamenti effettuati all'interno dell'organizzazione del titolare del trattamento, cioè tutti i trattamenti che effettuiamo all'interno dello studio legale, deve contenere una serie di elementi che sono previsti appunto dall'articolo 30 del GDPR, con la possibilità, vedremo, anche di aggiungere degli elementi ulteriori. È un elemento fondamentale ai fini dell'accountability, cioè è un elemento fondamentale in relazione all'obbligo proprio di elaborare un sistema di gestione della privacy che contenga tutti gli atti, tutti i documenti, tutte le misure regolarmente aggiornate, che sono appunto documenti che sono redatti per soddisfare i requisiti di conformità al GDPR. Per quanto riguarda la tenuta del registro dei trattamenti, il registro dei trattamenti può essere elaborato o in forma cartacea o in forma elettronica. Le realtà più grandi e più strutturate utilizzano normalmente dei tool, dei software. L'importante è che il registro sia chiaro e leggibile. Lo dico perché il registro è il primo documento che vi viene richiesto in caso di ispezione della Guardia di Finanza. Cioè, se c'è un'ispezione della Guardia di Finanza, il primo documento che appunto i finanzieri chiedono è proprio l'esibizione, la disclosure del registro dei trattamenti. Proprio perché leggendo il registro dei trattamenti, la Guardia di Finanza capisce come di fatto siete organizzate, se vi siete organizzate, se avete condotto una corretta attività di risk assessment, di analisi del rischio, e se le misure di sicurezza tecniche ed organizzative che avete dichiarato nel vostro registro del trattamento non sono soltanto misure che esistono sulla carta, ma le avete effettivamente implementate all'interno dello studio legale. Ovviamente il registro sarà diverso a seconda della realtà di riferimento. È chiaro, come dicevo, nei studi legali di grandi dimensioni tendenzialmente utilizziamo il tool, il software. Voi potete utilizzare un formato elettronico cartaceo. Io vi do un suggerimento, lo vedrete nell'ultima slide, il nostro Consiglio Nazionale Forense ci ha messo a disposizione un format di registro dei trattamenti. Io, quelli più semplici, diciamo, li creo partendo dal format delle CNF e aggiungendo, diciamo, anche elementi del registro semplificato che il garante, l'autorità garante, ha messo a disposizione per le PMI, cioè faccio una sorta di mix tra i due registri. Ovviamente partendo sempre dalla norma, perché il registro dei trattamenti deve contenere tutti gli elementi che sono previsti dall'articolo 30 del GDPR. Vedete che nella slide vi metto registro del titolare e registro del responsabile. Lo studio legale deve compilare, tenere il registro dei trattamenti, sia in relazione a quei flussi per i quali è titolare del trattamento, sia per quei flussi per i quali invece assume la veste di responsabile del trattamento. L'elenco degli elementi dell'articolo 30 è obbligatorio, quindi il registro deve contenere queste caselle, cioè deve contenere questi dati, ma c'è assolutamente la possibilità di aggiungere dei dati ulteriori. Ce l'ha detto il garante nelle FAQ dell'8 ottobre, ci ha detto attenzione perché nulla osta ad aggiungere degli elementi ulteriori rispetto a quelli che sono testualmente previsti dall'articolo 30. Ad esempio, se voi avete nominato un soggetto designato, il cosiddetto referente GDPR, referente interno privacy, potete aggiungere questo elemento al vostro registro dei trattamenti, questa casellina riferita al registro dei trattamenti, oppure se avete condotto una valutazione di impatto potete anche appunto allegare la valutazione di impatto. Quindi, a parte il nucleo originario di quell'articolo 30, siamo abbastanza liberi nell'inserire elementi ulteriori. Inizialmente, proprio all'inizio, vi ho detto ormai il registro è un adempimento obbligatorio. Ho detto ormai perché inizialmente si riteneva che non fosse un adempimento obbligatorio. Perché? Perché il comma 5 dell'articolo 30 ci diceva, guarda che se l'impresa, se l'organizzazione titolare del trattamento ha meno di 250 dipendenti, effettua un trattamento che non riguarda dati particolari o dati giudiziari e il trattamento è occasionale, allora non sussiste un obbligo di dotarsi del registro dei trattamenti, posto che noi di fatto, quantomeno, gli avvocati avevano già di fatto un obbligo di tenuta del registro dei trattamenti. In realtà poi c'è stata un'interpretazione sul comma 5, questo già a partire dal 2017, con il garante appunto nella guida per la protezione dei dati personali sull'applicazione del GDPR, aveva già detto appunto che la tenuta del registro dei trattamenti è fondamentale proprio perché non è un adempimento meramente formale, ma come vi dicevo è parte integrante del sistema di corretta gestione dei dati personali.
il Garante già nel 2017 invitava i titolari del trattamento, a prescindere dalle loro dimensioni, a compiere proprio dei passi necessari, a compiere i passi necessari per dotarsi del registro e in ogni caso a effettuare un'adeguata ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche. Quindi sostanzialmente il registro già, era già chiaro all'inizio che il registro dei trattamenti era di fatto, è di fatto un adempimento obbligatorio. È uno strumento, come vi dicevo, che deve essere esibito nel momento in cui viene, ci può essere un accesso della Guardia di Finanza, ed è uno strumento anche operativo di controllo, perché serve proprio a mappare, a tenere traccia di tutti i trattamenti che effettuiamo all'interno dello studio legale. All'inizio vi ho detto attenzione, perché le misure tecniche ed organizzative che implementiamo devono essere sempre aggiornate, anche il registro dei trattamenti deve essere aggiornato. Capita spesso, uno dice, ma di fatto, pensiamo uno studio legale, l'organizzazione è sempre la stessa. Sì, di fatto l'organizzazione è sempre la stessa. Però dobbiamo andare ad aggiornare comunque periodicamente nel tempo il registro dei trattamenti. Il registro dei trattamenti, per come è strutturato, ricorda moltissimo, forse ve lo ricorderete, il vecchio DPS, il documento programmatico sulla sicurezza. Il DPS appunto doveva essere redatto da tutti coloro che trattavano dati personali e aveva una data certa, cioè doveva essere adottato entro il 31 marzo di ogni anno. L'obbligo poi del DPS è venuto meno nel 2012. Ecco, non abbiamo una prescrizione analoga a livello di GDPR. Cioè, il GDPR non ci dice, guarda che tu il 1 marzo di tutti gli anni devi aggiornare il registro dei trattamenti, ma noi non facciamo che applicare il principio di accountability, e quindi anche lato registro dei trattamenti noi dobbiamo andarlo periodicamente ad aggiornare. Quindi dovremmo, insomma, auspicabile mettere una prima data di creazione del registro e poi via via tutti gli aggiornamenti, man mano tutti gli aggiornamenti che facciamo nel corso del tempo. Vi dicevo che il Garante ha emesso delle fax sul registro nell'ottobre del 2018, in cui appunto ha precisato che il registro può appunto contenere degli elementi ulteriori, e ha anche specificato, ampliando moltissimo, il novero dei soggetti che sono obbligati, sono tenuti all'obbligo di tenuta del registro. Vedete, ve l'ho messo in rosso, sono tenuti a dotarsi del registro i liberi professionisti con almeno un dipendente e/o che trattano dati sanitari. Il microfono per cortesia, e o che trattano dati relativi a condanne penali o reali. Questa slide vi ho sintetizzato quello che vi ho detto prima, vi consiglio di fare un po' una sintesi dell'esempio del registro dei trattamenti fornito dal CNF e del modello di registro semplificato per le PMI che ce lo offre l'autorità garante sul suo sito, e io vi ringrazio per l'attenzione. E torno in video. Eccoci qua. Grazie, sono stata direi nei tempi. Io lascio la parola alla collega per presentare il relatore, il prossimo relatore. Grazie. Antonella. Giulia, allora una precisazione, perché vedo che nella chat viene richiesto, alle 15.19 e alle 15.28 è stato richiesto di inserire nome, cognome e foro di appartenenza, è sufficiente questo per fare la firma sostanzialmente, vi chiedo quindi di inserirlo quando lo chiediamo noi, non a caso, va bene, visto che comunque abbiamo tutte le telecamere spente. Scriverò nella chat e ora verifico per le persone che mi hanno chiesto. Lascio la parola al collega Edoardo, prego. Grazie, io ringrazio per l'invito come relatore, perché nel caso di specie, nonostante sia anche il presidente di Movimento Forense Padova, sono stato invitato dalla mia commissione convegni, che ormai si muove benissimo da sola, per organizzare questi eventi, a partecipare come relatore, e tratterò, vediamo se riusciamo a condividere le slide, dovreste vederle, confermo presidente. Ottimo, presidente, presidente va, Forense, va benissimo Edoardo. Parlerò
del secondo step, riduco un attimo e porto in basso, ecco, del secondo step di questo incontro, ovvero di una tra le normative più amate da noi avvocati, quella relativa agli atti l'antiriciclaggio e a tutte le meravigliosi adempimenti che bisogna fare. Ora faccio una breve premessa, giusto così per rendere la cosa più, va bene. più tranquilla. Sì, sì, ma quando mangia il brodino là con le stelline dopo lei a posto. Va bene. Ok. Ora facciamo con... Sì, passa a me. Allora, e venite voi domenica. Sì, vediamo, Presidente. Domenica? Riuscite voi a staccare il microfono? Provveduto. Ok. Va bene. Gli sguidi che succedono. Dicevo, faccio una piccola premessa metodologica. Allora... E niente ansia e niente panico, le norme sull'antiriciclaggio, è vero, sono un po' rognosette, sono un po' fastidiose, sono quel tipo di norme che, come un po' quelle sulla privacy, un po' quelle sul processo telematico, normalmente gli avvocati che hanno come lavoro quello di studiare le leggi diventano improvvisamente dislessici e tendono a non guardarle, a non prenderle, a non studiarle, a non comprenderle. Allora, la norma di derivazione europea, quindi per definizione abbastanza incasinata, però è meno tragica di quello che si può pensare. Tenete presente che l'Unione Europea tende, come per il discorso sulla privacy, a redigere norme che siano particolarmente generali. Ok? Diciamo che la normativa sulla privacy era più diretta ai grandi player internazionali che trattano dati personali per marketing online, vendite, eccetera, Facebook, Google, tutti questi soggetti qua, e purtroppo ci siamo cascati dentro anche noi. L'antiriciclaggio sostanzialmente segue percorso analogo, quindi norma complessissima che ci interessa, ma che nella pratica possiamo risolvere in pochi passaggi, salvo non abbiamo studi enormi e che trattano questioni internazionali, compravendite internazionali, di fondi di investimento, di immobili all'estero, eccetera. Andiamo a altra cosa che interessa, che è una domanda che esce spesso quando si parla di riciclaggio, il famoso registro. Ricordate quello sull'antiriciclaggio che bisognava tenere, aggiornare ogni volta che si faceva un'operazione, che non si capiva mai quando era, non è più obbligatorio. Quello non è più obbligatorio, è comunque obbligatorio fare delle verifiche quando ci arriva il cliente e una situazione di un certo tipo che andiamo a vedere. E partiamo dalle norme, giusto per sapere di che cosa stiamo parlando. Parliamo del decreto legislativo 231 del 2007, che ha visto da allora ad oggi una serie di modifiche, prima di matrice nazionale, poi di matrice europea, fino a portarla a quella che è la normativa attuale. Cosa dice l'articolo 2 di questa norma? Che le disposizioni del decreto si applicano ai fini di prevenzione e contrasto all'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Quindi noi dobbiamo porre in essere delle misure che evitino che i soldi che circolano sostanzialmente per gli studi legali non siano a scopo di riciclaggio e non finanzino il terrorismo. Già qua capiamo che l'ambito di applicazione è particolarmente limitato. Tali misure ovviamente sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto, alla transazione dell'attività e delle dimensioni e della complessità dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi. Come vi dicevo prima, il piccolo studio che si occupa, ad esempio, di separazione e divorzi,
avrà sicuramente meno problemi e meno adempimenti da svolgere di quello che si occupa di assistere clienti che fanno compravendita di terreni, immobili nei Caraibi per la costruzione di enormi resort con campo da golf, eccetera, che magari possono dare adito a passaggi di soldi un po' strani o comunque di tentativi di svicolare determinate normative. Ovviamente viene data la definizione perché non era abbastanza intuitivo per riciclaggio. Lo conosciamo tutti, conversione e trasferimento di beni, essendo a conoscenza che essi provengono dall'attività criminosa, occultamento di simulazione, sempre di tali beni, acquisto, detenzione, utilizzazione, partecipazione a uno degli atti di cui sopra. Ai fini del comma 1 si intende invece per finanziamento del terrorismo, cosa abbastanza ovvia, l'attività diretta o comunque con ogni mezzo, la fornitura di fondi, il recupero di fondi e risorse economiche per finalità di terrorismo. Come se non bastasse, ovviamente il trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui al comma 1 è poi di interesse pubblico ai sensi, quindi potete farlo tranquillamente. È una delle basi legali di interesse pubblico per cui potete trattare il dato, quindi nessun problema sul fatto che siate in regola con la privacy. I dati che tenete ad uso di verifiche antiriciclaggio sono perfettamente gestibili dallo studio in modo legale e senza problematiche. Ok. A chi si applica questo decreto legislativo? Si applica sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche e rientrano nella categoria dei professionisti a cui si applica nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, quindi non si scappa qualunque sia la forma in cui avete lo studio legale e in cui svolgete l'attività, i notai e gli avvocati quando in nome per conto dei propri clienti compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare. Okay? In nome o per conto, quindi quando la firma la mettete voi. O quando assistono i clienti nella predisposizione e nella relazione di operazioni riguardanti trasferimento di diritti reali su beni immobili, attività economiche, gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni, l'apertura o la gestione di conti bancari, librette di deposito e conti di titoli, l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, gestione e all'amministrazione di società, la costituzione, la gestione e l'amministrazione di società e enti trust o soggetti giuridici analoghi. Come vedete, è completamente escluso tutto l'aspetto sostanzialmente giudiziale. Quindi la normativa è sostanzialmente rivolta a tutte attività, pratiche, posizioni di tipo stragiudiziale, di assistenza e di, come posso dire, di contenuto transattivo. Okay? Quello che si vuole evitare è che dietro determinate transazioni, determinate costituzioni, di società o acquisti, eccetera, si nascondano passaggi di denaro non proprio consoni. Le autorità di vigilanza settore, gli organismi di autoregolamentazione, e quindi CNF e ICOA, in questo caso a livello nazionale e locale, dettano criteri e metodologie commisurate alla natura dell'attività svolta, alle dimensioni dei soggetti, e quindi fanno sostanzialmente delle linee guida che poi vi faremo vedere, sono molto utili per capire quali sono i momenti e i casi in cui fare le verifiche e come fare le verifiche e eventualmente che tipo di verifiche fare. I soggetti obbligati, e in questo caso siamo noi, purtroppo per noi, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto a questi criteri per l'analisi e la valutazione dei rischi. E come fanno a valutare quali sono i rischi? Cioè, come si fa a capire che quelle operazioni che abbiamo visto prima, in cui possono esserci delle problematiche, devono essere analizzate e devono essere valutate? Si tiene conto di alcuni fattori. La tipologia della clientela, quindi chi viene a chiedervi assistenza e consulenza, l'area geografica di operatività e i servizi offerti. Quindi i prodotti e il tipo di consulenza che voi fate.
I soggetti obbligati adottano presidi, attuano protocolli e procedure adeguati alla propria dimensione. Come per la privacy, vedete che più o meno la normativa ha lo stesso genere di principi, no? Controlli e procedure vanno di pari passo con il tipo di studio legale. È evidente che un mega studio con 80 avvocati che si occupano di transazione internazionale e assistenza alla gestione dei trust o di altri enti di questo genere avrà da fare delle verifiche e dei controlli di di un certo tipo. Lo studio, la bottega artigiana del legale come semplice artigiano del diritto, ovviamente avrà molte meno problematiche e avrà livello di verifiche da fare molto minore. Le autorità e gli organismi individuano i requisiti dimensionali organizzativi in base a cui vanno adottati specifici criteri per la valutazione e la gestione, l'introduzione di una funzione di riciclaggio e eventualmente la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio. Anche qua il responsabile in funzione antiriciclaggio negli studi legali rarissimo, salvo non siamo appunto a livelli di dell'esempio di cui si faceva prima. Vi sono poi altri articoli che sono importanti, ve li elenco e poi invece di leggerli li spieghiamo un pochino e li sintetizziamo un pochino, li vediamo che magari diventa più semplice e facciamo anche qualche esempio pratico che di solito sono utili più di quanto sia leggere una norma. Dal 17 al 21 ci sono quello che la norma individua come obblighi e criteri, quindi le disposizioni generali, il contenuto degli obblighi di adeguata verifica. Avremo a che fare con tre tipi di verifica sostanzialmente in ambito di antiriciclaggio. L'adeguata verifica, via di mezzo, quella giusta, quella corretta, eventualmente una verifica semplificata o una rafforzata a seconda di rischi, soggetti e tipo di operazione e aree geografiche, i criteri che abbiamo visto. I criteri per la determinazione della titolarità effettiva dei clienti diversi alle persone fisiche, la comunicazione e l'accesso alle informazioni sulla titolarità delle persone giuridiche, i trust e gli obblighi del cliente. Poi c'è sempre una sezione 2 che prevede le misure di semplificate e quelle rafforzate e le modalità di esecuzione degli obblighi. Obblighi di adeguata verifica, criteri e tecniche, modalità di esecuzione, responsabilità dei soggetti, esecuzione da parte dei terzi, aventi sede in paesi ad alto rischio. Bene, queste sono sostanzialmente poi le norme, ma tenete presente che tutte queste norme, tutti questi concetti vengono poi sintetizzati nelle regole tecniche del CNF e nell'allegato a queste regole che esemplifica i procedimenti per arrivare ad ottenere la documentazione necessaria, a spiegare qual è la documentazione necessaria da ottenere, e quindi tutto sommato, sì, giusto sapere che cosa c'è scritto, giusto sapere dove è scritto, visto che comunque siamo avvocati ed è il nostro compito conoscere le norme, ma per semplificarci la vita sappiamo che abbiamo degli ottimi spunti e degli ottimi riassunti, tra virgolette, da utilizzare. Allora, l'adeguata verifica è un processo volto a identificare il cliente e a individuare il profilo di rischio. Quando si instaura un rapporto continuativo, viene conferito l'incarico, si esegue un'operazione occasionale superiore ai 15.000 euro, oppure un'operazione occasionale che consiste in un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro, quando sussiste il sospetto di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Sussistono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati forniti dal cliente. In questi casi si fa l'adeguata verifica, okay? Ovvero si va a ricercare chi è il cliente e cosa sta facendo e per capire se l'operazione che richiede di fare, l'assistenza che richiede di dare, è a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo. E cosa facciamo nella pratica? Identifichiamo
il cliente o l'esecutore, nel senso che serve ovviamente un soggetto che viene in presenza di un altro soggetto che poi dovrà fare il lavoro, dobbiamo recuperare i dati. Identifichiamo il titolare effettivo. Il titolare effettivo è il legale rappresentante, nel caso il cliente sia una società che ha i poteri effettivi. Si acquisiscono informazioni sullo scopo, la natura e la prestazione e si tiene sotto controllo il rapporto con il cliente nel corso del tempo per evitare che questo poi prenda strade strane, eccetera. Di norma si fa con il cliente in studio, presenza fisica e con un documento di identità valido, nonché sulla base dei documenti forniti da fonte attendibile e indipendente. L'avvocato deve acquisire copia del documento di identità. Ora, tutta questa cosa che sembra così complessa, nella maggior parte dei casi si esaurisce con la richiesta del documento di identità al cliente. Ok? Se ne fa una fotocopia, la si tiene nel fascicolo. E questa è la cosa. È la verifica, l'identificazione del cliente. Come si identifica un titolare effettivo, legale rappresentante, eccetera? Si fa una visura della società e si paragona il nome presente nella visura con il documento di identità che ci viene dato. Ok? L'acquisizione e valutazione delle informazioni, queste. È buon senso quando parlate col cliente, vi dice che cosa sta facendo. Per fare un esempio molto anche stupido, se volete, ma se viene da voi vecchio cliente storico che gestisce la sua piccola azienda di costruzione di mobili e dice: avvocato, devo comprare un nuovo capannone perché mi sto ingrandendo, gli affari vanno bene, buon per lui. Devo comprare un capannone per fare un magazzino, fare stock. Quello che ho non mi è sufficiente, ne devo comprare uno nuovo. È l'acquisto di un immobile, sicuramente si va sopra i 15.000, quindi cominciamo ad essere nell'ambito dei controlli da fare, ma il tipo di operazione è conforme a quello che normalmente potrebbe fare questa persona, una persona che ha sempre fatto con l'azienda di famiglia da 3 generazioni mobili e chiede l'acquisto di un capannone per ulteriori mobili perché gli incassi vanno, non c'è nessuna problematica. E quindi si prende atto, si segna, si controlla, ma tutto sommato siamo abbastanza sicuri. Se invece vi viene il vostro cliente che a cui avete seguito 7-8 esecuzioni contro di lui per debiti, pregressi, eccetera, un paio di fallimenti, magari esdebitati, ma eccetera, che crea sempre problemi e che viene accompagnato in studio da 2 signori giapponesi con tatuaggi che spuntano dalle maniche, non me ne vogliano. Non me ne si voglia per il cliché sulla Yakuza e sulla mafia giapponese, ma per dire, insieme con una valigetta con 30.000 euro in contanti e vi chiede di fare un acquisto di prodotti finanziari alle isole Cayman, un qualche dubbio che quell'operazione non sia proprio un'operazione del tutto corretta. Visto che lui nelle aziende precedenti si era occupato di spurghi, diciamo che qualche dubbio dovrebbe farvelo venire. Ovviamente prendetela come esempio molto tirato, ma questo è il punto. Ovviamente la presenza fisica del cliente poi non è necessaria quando è stato precedentemente identificato, se è un cliente storico, se risultano gli atti d'atto pubblico, se c'è il possesso dell'identità digitale, quindi SPID oppure carta d'identità elettronica, i dati identificativi risultano da dichiarazione della rappresentanza dell'autorità consolare, c'è attestazione di previa identificazione da parte di intermediari abilitati, nel caso di idonea attestazione da parte di altro professionista. Ovviamente l'identificazione può essere legata a un collaboratore dipendente, ma l'avvocato ne risponde comunque personalmente, quindi la scusa l'ha fatta la segretaria o il praticante, non funziona in caso dello stesso chiedere.
Ora, rianalizzando un pochino quell'esempio un po' stupido che ho fatto prima, vediamo i tre criteri di verifica. Abbiamo detto come facciamo a capire che un'operazione merita di essere eventualmente segnalata alle autorità. Si valutano tre criteri. Il criterio soggettivo. Il focus è posto sul cliente. Analizzate la natura giuridica, la prevalente attività, il comportamento tenuto nel compimento dell'operazione o l'instaurazione del rapporto, l'area geografica di residenza, la sede della controparte, del cliente o della controparte. Quindi fate un'analisi del cliente. Abbiamo detto mobili, costruzione di mobili in Veneto. Sì, ci sta, ci sono moltissimi mobili edifici, eccetera. Magazzino per costruzione di, per nuova messa in produzione di una linea di scarpe nella riviera di Venezia, che è storica per queste cose qua. Sì, tranquillamente, non, direi che a criterio soggettivo ci siamo. Il vecchio agricoltore che acquista una quota societaria di un golf club ai Caraibi lascia qualche perplessità in più. Giusto così, per criterio oggettivo. Attiene all'operazione. Quindi la prestazione, l'attenzione al contenuto, le modalità di svolgimento, l'ammontare. Chi è non ha mai avuto gli occhi del piano, nemmeno per piangere, e si presenta con 150.000 euro cash. Insomma, fa venire qualche dubbio. Le modalità di svolgimento, l'ammontare dell'operazione, la frequenza e il volume delle operazioni, cicli di finanziamento. Sapete che un vostro cliente non è mai stato un fulmine nell'adempiere, per esempio, il pagamento di pendenti o di affitti o di scadenze, eccetera, e puntualmente però quei 20.000 euro al mese che deve mettere in quel finanziamento in Honduras li paga tutti. Insomma, ragionevolezza dell'operazione, rapporto continuativo, rapporto dell'attività, insomma, ci siamo capiti, no? Andiamo a spulciare un attimo se l'operazione crea qualche dubbio. E poi criterio situazionale, fattori di rischio relativi alla clientela, relativi ai prodotti e fattori di rischio geografico, che è quello soprattutto rilevante poi anche per capire, non solo nei confronti dell'estero, ma anche nei confronti con l'Italia. Purtroppo la normativa un po' razzista prevede che possiate avere dubbi, tra virgolette, sul fatto se un'operazione viene fatta per esempio in una zona dove c'è meno criminalità o in una dove c'è più criminalità. Quindi si tratta di prendere i dati, siamo avvocati, li conosciamo e vediamo quello che succede. Ovviamente gli elementi sono funzionali alla profilatura per la scelta del livello di verifica da svolgere, quindi più dubbi vi fanno venire questi elementi, più rafforzato deve essere il livello di verifica che andate a fare. Nei casi di basso rischio, l'articolo 23 prevede misure di adeguata verifica conforme semplificate. Quindi, nel caso di un cliente, quando è che può essere a basso rischio? Società ammesse alla quotazione sul mercato regolamentato, perché? Perché ci sono già enti pubblici che fanno le pulci praticamente ogni 2x3 alla società e a ogni operazione che fanno, e quindi diventa molto complesso che pongano in essere operazioni di questo genere. Pubbliche amministrazioni, residenti in aree geografiche a basso rischio. Usiamo un cliché, la Svezia, pagamento di una somma in Svezia, noto paese per ligio al dovere, difficilmente può essere una cosa che crea problemi. O per prodotti e operazioni, quindi contratti di assicurazione vita nel caso in cui il premio non eccede 1.000 euro, o con premio unico annuale di 1.000 euro, premio unico non di importo superiore a 1.500, forme pensionistiche complementari, prodotti i cui rischi di riciclaggio e finanziamento sono mitigati da fattori quali limiti di spesa, trasparenza della titolarità,
Quindi, che non possono passare di mano se non dopo che si è capito chi è il titolare, e criteri situazionali tipo le aree geografiche, stati membri, paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione, paesi terzi che in punto autorevole valutino con basso livello di corruzione, probabilità di attività, paesi terzi che abbiano presidi di prevenzione del riciclaggio. L'adeguata verifica comunque non esenta l'avvocato dall'effettuare l'analisi del rischio. Ok? Quindi, anche se è semplificata, anche se vi sembra che tutte queste situazioni nella vostra operazione, nell'operazione che andate a trattare, ci siano, non è che dite, ah, ok, vabbè, che se ne frega, a posto. No, mettete da qualche parte giù un piccolo schema, dopo vi farò vedere come. Piccolo documento di valutazione nel quale dite questa operazione a basso rischio per una serie di ragioni. In presenza invece di un elevato rischio di riciclaggio di finanziamento, le misure vanno rafforzate. Criterio soggettivo: quali sono i fattori che possono richiedono un rafforzamento delle misure? Circostanze anomale, rapporti professionali in circostanze anomale, aventi sede in aree geografiche ad alto rischio. Parliamo sempre per fare esempi un po' paradossali, ma sono quelli che a volte rimangono più impressi. Prima abbiamo parlato del riciclaggio con vediamo un attimo il finanziamento del terrorismo. Se qualcuno vi dice che manda 20.000 euro al mese in Afghanistan per il finanziamento di una scuola cattolica, qualche domanda me la porrei. È più probabile che vadano a qualcun altro e servano per altro. Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale, società che hanno emesso azioni al portatore e fiduciari, quindi che possono girare senza sapere chi sia il soggetto titolare o che il soggetto titolare possa cambiare da un momento all'altro senza controlli. Elevato utilizzo del contante, la classica valigetta di cui si parlava prima. Assetto il proprietario anomalo della società o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta. Cioè, se vi trovate una situazione di società controllata da altra società, da altra società, da altra società, tipo effetto scatole cinesi, e non state trattando una transazione per la Exor degli Agnelli, ma per l'azienda che gestiva una saluneria in centro a Campodarsego, direi che qualche problemino ce lo possiamo porre per i non padovani, un paese dell'Alta Padovana. Prodotti e operazioni, servizi con elevato grado di personalizzazione per il dato di patrimonio di rilevante ammontare, operazioni che favoriscono l'anonimato, laddove prestazioni o rapporti a distanza non assistiti da meccanismi o procedure di riconoscimento, pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente e l'uso di tecnologie innovative, ovviamente qua si intende trasferimento magari con Bitcoin o con pagamenti elettronici di varia natura. Aree geografiche, paesi carenti in prevenzione al riciclaggio, dove vi sia alto livello di corruzione, paesi soggetti a sanzioni, embargo, analoghe o paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche. Quindi direi che il quadro è abbastanza chiaro. Indipendentemente da ciò, si fa sempre la verifica rafforzata quando i clienti sono residenti in paesi terzi ad alto rischio, e vi è un'elencazione fatta dalla Commissione europea. I rapporti di corrispondenza tra frontaliera, comunità creditizio o istituto di un paese terzo, quando si tratta di questo genere di rapporti, e rapporti continuativi con persone politicamente esposte, che possono essere politici o ambasciatori o tutta quella serie di quell'elencazione di soggetti che per il loro ruolo, per la loro carica, comunque possono. È il caso di tenere sotto controllo l'operazione che si sta facendo.
dell'avvocato. L'avvocato in questi casi adotta misure rafforzate di adeguata verifica, acquisendo informazioni aggiuntive, intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo. Quindi, se volete svolgere questo genere di operazioni, il lavoro preparatorio per gestirla in modo che non ci siano rischi è decisamente più elevato, nel senso che prima di assumere l'incarico o comunque in relazione a una necessità di valutazione, di segnalazione, bisogna cominciare a capire chi fa cosa, dove vanno i soldi, perché vanno, fatemi parlare col destinatario, eccetera. Diventa un lavoraccio, mettiamola così. L'avvocato effettua una corretta conservazione quando date informazioni mantengono nel tempo caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità. Ovviamente ci sono due tipologie di documenti, copia dei documenti acquisiti, eventuale in sede di verifica, carte d'identità, misure, tratti, qualunque tipo di atto sia necessario per le operazioni, e poi l'originale, ovvero copia identificativa probatoria di scritture e registrazioni inerenti all'operazione stessa. Quindi se voi aiutate per fare compravendita immobiliare, una copia dell'atto di compravendita avente efficacia probatoria va tenuta in studio, per esempio, insieme con tutta la documentazione relativa al cliente e all'operazione che avete fatto. La documentazione è messa in forma cartacea o in forma informatica. La corretta conservazione deve poi consentire la ricostruzione univoca di data di instaurazione del rapporto o del conferimento dell'incarico, dati identificativi del cliente, data e importo contrario dell'operazione, mezzi di pagamento utilizzato, mandato professionale. Conservazione del periodo 10 anni dalla cessazione del rapporto o dalla prestazione. Termine di 10 anni che ritorna perché è il classico termine per cui noi come avvocati dobbiamo ottenere tutta la documentazione anche relativa alle cause giudiziali, quindi 10 dal passaggio giudicato, dalla cessazione del rapporto professionale, che si è rinunciato al mandato, eccetera, che è il termine minimo per cui abbiamo l'obbligo di tenerlo, e richiamino alla privacy di prima, diventa il termine massimo anche perché noi possiamo trattare i dati solo nei limiti di tempo necessari, quindi non per più tempo di quello che dobbiamo farlo. In questo caso, questi dati li trattiamo vanno conservati per 10 anni, dopo i 10 anni vanno cestinati sostanzialmente, che non vuol dire buttati nel cassonetto sotto perché altrimenti la privacy va a farsi benedire, ma smaltiti correttamente o anonimizzati correttamente, in modo che non si possono diffondere, non ci siano problematiche. Astensione e segnalazione. I soggetti che si trovano, l'avvocato, soggetto obbligato è l'avvocato nel nostro caso, che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare adeguata verifica, ai sensi di queste disposizioni, si astengono dal misurare o dal eseguire e proseguire il rapporto. Quindi se non siete in grado di, per esempio, trovare dati su quella operazione complessa in Nicaragua sull'acquisto di una piantagione di caffè, per svariati milioni di euro, vi astenete. Oppure addirittura effettuate la segnalazione. I professionisti sono esonerati limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o rappresentanza in un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria. Quindi questi obblighi di astensione o di segnalazione non ci sono laddove il tutto sia funzionale a una causa giudiziale. Come si è detto prima, la rilevanza c'è solo per attività stragiudiziali. Comunicazioni e informazioni effettuate in buona fede agli avvocati non sono violazioni di eventuali restrizioni della comunicazione e informazioni imposte in sede contrattuale. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo, anche nell'ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa. L'avvocato che segnala un'operazione sospetta non incorre nessuna responsabilità.
La segnalazione non costituisce violazione del segreto, ciò a condizione che venga effettuata in buona fede per le finalità previste dal decreto legislativo 231 2007. Ora, questo è uno dei punti che ha creato maggiori problemi e che crea maggiori problemi all'avvocato, nel senso che come si concilia il segreto professionale con l'obbligo di segreto professionale con l'obbligo o la necessità di segnalare operazioni sospette, la norma prevede che non sarebbe violazione del segreto professionale. Nonostante ciò, i dubbi qua e i dibattiti sono aperti da praticamente sempre e quindi attenzione e prestare, cerchiamo di ragionare sempre con la nostra testa e di valutare bene cosa fare, cosa non fare, come farlo. Il decreto legislativo prevede poi una serie di sanzioni in capo ai soggetti obbligati, che sono sanzioni di tipo penale, se non facciamo i controlli, se non facciamo le verifiche, se non facciamo le segnalazioni, eccetera, e sanzioni di tipo amministrativo, quindi multe. Teniamo presente un'ulteriore cosa. Gli obblighi di verifica e di accertamento dell'identità di una persona e il dovere di gestire con diligenza il denaro ricevuto da parte assistita nell'adempimento dell'incarico sono anche regole di tipo deontologico. Quindi a lavorare male su queste cose non rischiamo solo la sanzione penale, la multa, rischiamo anche il processo disciplinare. Quindi star coperti e cercare di capire bene come funziona. Ora, se volete poi approfondire, poi le slide saranno messe a disposizione, non so se i nostri ospiti del gruppo 24 ore vogliono, le manderanno via email o agli iscritti, oppure in ogni caso il Movimento Forense abitualmente pubblica le slide o tramite il sito o tramite i social media, quindi se vorrete sarò a disposizione e potrete eventualmente, se interessate ad approfondire, recuperare, sarà sufficiente cliccare sul link e si aprirà la pagina di alcuni articoli utilizzati. Bene o male che ho sintetizzato e che ho utilizzato per fare questa prima parte delle slide. Parte 2, ruolo di CNF e COA, quindi regole tecniche e altro ancora. Come abbiamo detto, le norme attribuiscono gli organismi di autoregolamentazione, ivi comprese le articolazioni territoriali, quindi i consiglieri dell'ordine siamo fortunatissimi che dobbiamo occuparci anche di questa cosa qua, diamo un potere di regolamentazione e di controllo anche in tema di antiriciclaggio e antiterrorismo. Quindi gli ordini professionali sono responsabili dell'elaborazione e dell'aggiornamento delle cosiddette regole tecniche sulle procedure, le metodologie di analisi, la valutazione del rischio, cui i professionisti sono esposti. In sostanza, cosa devono fare? Devono fornire chiarimenti. Devono fare la funzione di intermediario per spiegare come, al meglio possibile, come adeguarsi e come gestire tutte queste situazioni. Viene fatto? Sì, viene fatto. Siccome le cose non sono mai tutte belle, carine e semplici, la riforma poi attribuisce agli organismi di autoregolamentazione anche problemi sanzionatori di fronte a gravi violazioni, ripeto, sistematiche o plurime degli obblighi posti. Gli ordini professionali possono ricevere segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti in vista del successivo inoltre all'unità di informazione finanziaria, la UIF che avevamo visto anche prima, che sono tenute a informare in merito alle situazioni a rischio. Cosa hanno fatto allora i nostri enti esponenziali? Il CNF ha impostato e ha pubblicato le regole tecniche che adesso andiamo a vedere nel 2019.
praticamente a ridosso della pubblicazione dell'ultima modifica arrivata con la normativa europea rispetto al decreto legislativo del 2007. I consigli degli ordini normalmente si premurano di mettere a disposizione la normativa e le regole tecniche che trovate, tutti gli avvocati possono trovare sia sul sito del CNF che sul sito dell'Ordine degli Avvocati. L'Ordine degli Avvocati di Padova ce l'ha nell'apposita sezione, in home page, se si scorre in basso c'è antiriciclaggio e trovate le regole tecniche e tutto quanto. E inoltre fa formazione sul punto. Organizza almeno un convegno all'anno sul tema per spiegare come funziona, tenendo presente che quest'anno mi pare sia il terzo o quarto convegno che l'Ordine degli Avvocati di Padova, insieme con il Forense, insieme anche con poi altri soggetti, ha organizzato in materia di antiriciclaggio. Siamo tranquillamente a posto con l'attività che facciamo di formazione per i colleghi. Le regole tecniche alla regola 2 elencano meglio ancora le attività professionali escluse dagli obblighi della normativa antiriciclaggio. Ok? Quindi prevedono l'esclusione di consulenza stragiudiziale avente oggetto atti e negozi non patrimoniali. Quindi se non c'è caratteristica della patrimonialità, via, non si è soggetti alla normativa. Attività di assistenza in giudizio avanti qualsivoglia autorità giudiziaria, arbitrale, mediazione, negoziazione assistita o attività prodromiche a queste e alle conciliazioni e alle transazioni. Quindi tutto quello che ha a che fare con una lite, sostanzialmente, che voi la portiate in qualunque luogo a risolversi o che la riuscirete a risolvere da sola, non è soggetta a queste verifiche. Vi ricordo che l'identificazione del cliente è comunque deontologia, qualunque cosa facciate, quindi quella fatela comunque. Poi la potrete millantare dicendo: ma ho anche fatto un po' di antiriciclaggio, cosa che magari non è del tutto vera, ma suona bene. Attività di assistenza, difesa e rappresentanza in tutte le procedure amministrative e tributarie, incarichi dell'amministratore di sostegno, incarichi come arbitro, curatore, commissario giudiziale, incarico di mediatore, di custode giudiziario, ogni altra operazione, atto, negozio non espressamente riconducibile all'elencazione tassativa di cui all'articolo 3,4 che abbiamo visto prima, lettera C del decreto legislativo 231/07. Le regole 3,4 prevedono che gli adempimenti trovano applicazione per le parti non in contrasto col decreto, quindi adempimenti anticiclaggio approvati dal gruppo di lavoro, quindi queste regole devono essere compatibili con la normativa, questo più che altro in relazione al fatto che ci siano eventuali cambiamenti nel corso del tempo, non è che possiamo basarci sulle regole tecniche, ma dovremmo andare a vedere qual è la norma nuova. La valutazione del rischio può essere effettuata anche con l'ausilio di professionisti e società di consulenza, quindi avete un'operazione particolarmente complessa, controlli da fare, tipo molto pregnante, cose che non vi sentite in grado di fare da soli, potete farvi affiancare. Tipologie di clienti a basso rischio, le avevamo già viste anche prima, vengono ribadite pubbliche amministrazioni, enti che svolgono funzioni conformemente al diritto UE, società messe sui mercati regolamentati, società messe da quotazione su mercati anche extra UE, ma non in paesi terzi ad alto rischio. Soggetti sottoposti a vigilanza, enti creditizi o finanziari in stato UE, che però sono soggetti a determinate normative che pongono controlli e verifiche, clienti con sede legale in aree geografiche a basso rischio. Allo scopo di definire regole 6 e 7, l'idoneità e la tempestività delle misure, l'avvocato di verifica della clientela dell'attività dell'avvocato, lo qualora si chiama digiunato negozio concernente le operazioni, scopo e natura, salvo diversa valutazione, non è necessario formalizzare un autonomo documento l'acquisizione di tali informazioni del cliente. Quindi acquisite i documenti, ma senza poi riassumere e creare un testo nuovo o un documento nuovo. Se raccogliete la documentazione è sufficiente.
costituisce idonea documentazione del titolare effettivo quella mediante consultazioni pubblici registri o mediante l'acquisizione di dati informativi di contenuti. Quindi, titolare effettivo, abbiamo detto, è legale rappresentante di una persona giuridica. L'avvocato potrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica servendo di procedure strutturate di raccolta, percorso di dati o questionari, algoritmi, acquisendo una dichiarazione dal cliente confermativa dei dati e delle informazioni fornite. Cioè, è molto più semplice di quello che si prevede. Si acquisisce una dichiarazione dal cliente e il dato lo acquisite da lui. Ok, poi sta a voi valutare se questa acquisizione ha un che di strano oppure no. Non è che si debba fare Sherlock Holmes, non c'è nulla di ricerca proattiva se non tramite banche dati o acquisizione documentale. Così. Trova un'applicazione in caso di pascolo di riciclaggio le seguenti misure di semplificazione. È sufficiente l'acquisizione di fotocopia del documento di identità. E con riferimento al titolare effettivo, una dichiarazione, purché ragionevolmente attendibile, dello stesso titolare effettivo, ovvero una dichiarazione del cliente, ex articolo 22 del decreto, con allegata relativa documentazione, visura di Camera di Commercio, eccetera. Ora è evidente che se vi viene, cosa vuol dire una dichiarazione purché ragionevolmente attendibile? Che la società il cui legale rappresentante è una nonnina novantenne, che è la madre del vostro cliente che viene qui e vi dice: sì, sai, la legale rappresentante, e facciamo questo investimento di un paio di milioni di euro. In Colombia, in piantagioni non meglio identificate. Diciamo che non è ragionevolmente attendibile che sia la nonnina novantenne che svolge questa operazione. Questo è con riferimento alla richiesta di informazioni, è sufficiente basarsi sulle dichiarazioni rese, purché ragionevolmente attendibili. Quindi, come si è visto per la privacy, è molto utile, secondo me, aver fatto un convegno, aperta e chiusa parentesi, insieme privacy e antiriciclaggio, perché sono due normative che sembrano complessissime, ma in realtà si basano tutte sostanzialmente su un concetto, quello della ragionevolezza. Cioè dovete, l'avvocato, che è soggetto obbligato a svolgere determinate attività, determinati compiti, deve usare il buon senso e fare quello che gli detta il buon senso. Okay? Niente cose troppo straordinarie, ma il giusto per essere in regola. Con riferimento al controllo costante è sufficiente che sia più dilazionato o meno pervasivo. In ogni caso, in presenza di basso rischio, è esentato da raccogliere informazioni dettagliate sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e dallo svolgimento della verifica della provenienza dei fondi o delle risorse della disponibilità del cliente. Cose che invece magari andrebbero fatte. Allora, vediamo un attimo, scusate. Mouse, ecco. Laddove il rapporto è connotato da indici di basso rischio ed è idoneo l'espletamento di un'attività semplificata di verifica, il controllo costante potrà essere compiuto con cadenza dilazionata, per esempio triennale per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente, se del caso, raccogliere sempre una semplice dichiarazione confermativa che il quadro informativo non è mutato. Okay? Se c'è un'operazione di acquisizione o di costruzione di immobile, acquisizione di terreno, costruzione del magazzino di cui si parlava prima e ci vogliono un paio d'anni, nemmeno avrete bisogno di rifare il controllo. Il fascicolo cartaceo del cliente, così come liberamente costituito dall'avvocato, realizza, se del caso, conservazione dati e informazioni informatiche, idonea modalità di conservazione. Quindi potete farlo o in bioinformatica o con fascicolo cartaceo. Le due modalità possono coesistere, se le volete entrambe, nulla questione. Nessuno si oppone. Costituiscono idonee modalità di conservazione i sistemi di autenticazione e autorizzazione per l'accesso al sistema informatico dello studio relativo al archivio cartaceo. Quindi mi raccomando, anche qua il dato va tenuto integro, sono comunque dati
abbastanza rilevanti e importanti anche dal punto di vista della privacy. È inutile spiegarvi che nella stanza archivio si entra solo con la chiave, entra solo il soggetto autorizzato, i computer devono avere le password, eccetera, eccetera, perché direi che ormai sono nozioni che dovremmo aver accumulato e acquisito. La password non è 1, 2, 3, 4, cose di questo genere. Oltre a queste regole di base, il CNF ha dato dei criteri e delle metodologie per esemplificare come vengono fatte le valutazioni, come si fa a dire che c'è un basso rischio, un alto rischio, eccetera. Viene fatto un documento sostanzialmente di autovalutazione che dovrebbe diventare automatico nella procedura di profilatura del cliente. Io in questo momento faccio finta che tutti quanti lo facciamo e che vi sto dicendo una cosa che voi sapete già tutti, ma sappiamo benissimo che nella maggior parte dei casi procedure di questo genere difficilmente vengono fatte come procedure di base. Non me ne voglia chi lo fa, anzi, complimenti a chi lo fa, bravissimo, ma la realtà dei fatti è che spesso quando sentiamo parlare di queste cose si casca dal vero un po' tutti quanti e non è una cosa corretta. Essendo differenti tipologie di rischio che ciascuno studio fronteggia, un modello predefinito è improprio di scarsa utilità. Come si diceva prima, parallelismi con la privacy che continuano. Pertanto sono gli avvocati a definire come valutare e che cosa fare. Abbiamo detto, in allegato alle regole tecniche, vi è il documento 1. Anche qua si clicca eventualmente poi qui e vi scaricate il documento, che è ben più complesso delle slide che vi farò vedere, che sintetizzano di molto il lavoro che ha fatto il CNF, ma è giusto per farvi capire come funziona. Abbiamo detto che abbiamo tre questioni su cui svolgere una valutazione preliminare: cliente, operazioni, area geografica. Si raccolgono i dati e si attribuisce un punteggio. Molto semplice. I punteggi vanno raccolti e raccolti i dati vengono dati i rischi. Okay? I punteggi possono essere associati da 1 a 5, dal più basso al più alto, e poi si sommano e si vede che cosa succede. Esempio 1 rischio basso, il 5 rischio più elevato e via così. Sommando i punteggi si ha il grado di rischio. Ora, cosa vuol dire questo? Vediamo se avevo fatto una sintesi. No, allora ve lo spiego a voce, poi eventualmente si può anche vedere lo schema che ha fatto il CNF, se ci sono dubbi, fargli domande, eccetera, ma ve lo spiego a voce così. Abbiamo visto prima che cosa succede. Riprendo i due esempi fatti all'inizio. La piccola società che si è sempre occupata di costruzioni di mobili, eccetera, chiede di fare il coro, di fare un nuovo capannone, dare una mano per l'acquisizione di un nuovo capannone perché devono ampliarsi. Allora, quali sono i criteri che andiamo a vedere? Andiamo a vedere il cliente. Il cliente che cos'è? Una società che si occupa da sempre di questa cosa, quindi direi conforme, c'è cioè una piena conformità tra quello che è il cliente e il soggetto. Lo conosco, sono tre generazioni che fanno questo lavoro qua, prendo il dato, non è nemmeno necessario avere la visura, probabilmente ce l'ho anche per altre cose, perché è un cliente storico dello studio, ma in ogni caso è a posto. Dove chiede di fare questo lavoro e che cosa chiede di fare? Chiede di fare un'operazione che è consona. Spende soldi, sì, li spende, li ha, probabilmente sì, dice che il lavoro va bene, vuole acquistare un terreno e costruire un nuovo capannone di fianco al capannone vecchio o ampliare il capannone vecchio. Beh, ci sta, non c'è nulla di strano o di anomalo in una cosa di questo genere. L'area geografica qual è? L'area geografica è la marca trevigiana, lo fanno tanti mobili, marca trevigiana. Che è zona nota per questo genere di attività e quindi che rischi ci sono in queste cose qua? La natura del
del cliente è assolutamente conforme, l'operazione è di tipo assolutamente conforme, l'area geografica non desta problemi, non ci sono problematiche di alcun tipo. Le somme arrivano, sono tutte valutazioni a basso rischio. Quindi io do molto bassissimo a tutto quanto e mi arriva una valutazione anche sotto il 10 o comunque di controllo molto bassa e quindi posso andare avanti tranquillamente. Poi ovviamente la classificazione e la rischiosità determina la differenza dal punto di vista dell'estensione, della frequenza, della valutazione, della modalità di adempimento, abbiamo visto prima. Poi eventualmente, come detto, si può vedere se c'è tempo, se c'è margine, se volete, lo schema del CNF che è molto più chiaro e molto più complesso di come ve l'ho sintetizzato io, anche per ragioni di tempo. Io avrei anche finito. Interrompo la condivisione, spero di essere stato chiaro, e di avervi fatto capire che c'è meno panico da avere rispetto a quello che di solito si pensa. E ovviamente se ci sono domande, dubbi, questioni, qualsiasi altra cosa, io resto qui a disposizione. Grazie a tutti. Grazie Edoardo. Allora, io se i colleghi hanno il piacere di indicare qualche domanda nella chat per i relatori, perché al momento nessuno ha fatto domande. Evidentemente siete stati molto chiari. Quindi attendiamo magari 5 minuti se qualcuno vuole scriverle. Penso che i relatori siano disponibili. Non ti sento, Edoardo. Non funziona. Non posso Ok. riattivarlo da solo. No, dicevo che non potevo riattivarlo da solo. No, sicuramente siamo disponibili, voglio dire, siamo qua per questo. Ok, anche la collega. La riattiviamo, Alessandro. Microfono attivo. Eccoci, Ok. assolutamente a vostra disposizione. Ok, È anche vero che Elisabetta venerdì. Scuderi ha fatto una domanda al relatore. Se me la può riscrivere nella chat perché non l'ho vista, non l'ho trovata, non la trovo. Un attimo, eh. Ah, scrive che l'aveva scritta al relatore in chat. Sì, un attimo che vedo perché. Allora non la riesco a vedere io. Nel caso di operazione sospetta, l'avvocato può esimersi dal trasmettere la segnalazione se la stessa è già stata fatta da altro professionista tipo il notaio. In tal caso è sufficiente che l'avvocato per l'avvocato reato l'operazione in occasione della stesura della relazione. Allora, se avete un'operazione che è normalmente sospetta, è già stata segnalata, eccetera, mi chiedo quale sia il dubbio, cioè meglio farla se siete sicuri che è una cosa sospetta, che è già stata segnalata, meglio farla per evitare che poi le eventuali autorità di controllo vi dicano non l'avete fatta, dovevate farla. Eventualmente, se avete dubbi, sapete che il Consiglio dell'Ordine avrebbe questo ruolo di supervisione, eccetera, parlatene anche con il Consiglio dell'Ordine. Avete visto che i consigli degli ordini sono deputati eventualmente a fare la segnalazione, se ne discute anche un attimo insieme. Siamo lì anche per dare una mano, insomma.
non per cioè, poi ribadisco, le operazioni sospette, per quello che ho avuto modo anche di verificare un attimo, eccetera, sono veramente casi macroscopici, okay? Casi in cui non si può non dire qui c'è qualche problema, c'è qualche dubbio, qualche tramaccio sotto che non, quindi in quei casi lì non segnalare diventa veramente un rischio per noi, che abbiamo visto di tre tipi: penale, amministrativo e deontologico. Quindi eviterei bizantinismi, ok? Andrei abbastanza sul sicuro. Non so se ho risposto. Sì, ti sta ringraziando, ha Ok. scritto nella chat, quindi Eh è sì, ero un po' soddisfatta della indeciso risposta. sulla. Ok, allora non ci sono altre domande, almeno i colleghi non hanno indicato nulla nella chat, per Siamo cui stati salvo vostre. fin troppo bravi, insomma. Siete stati veramente bravi, precisi, veloci. No, un Ce n'è attimo. un'altra. Ah, eccola. Eccola qua, la scheda di valutazione del rischio con esito punteggio basso va sempre compilata e stampata in cartaceo ed è da inserire nel fascicolo insieme al modulo privacy e al modulo scheda e dichiarazione del cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio? Meglio di sì. Oh, Meglio. allora, non è necessario stampata. Io lo so che esce il mio essere giurista telematico in questo caso. Come abbiamo visto, la conservazione può essere fatta telematica oppure può essere fatta in modalità cartacea. Come vi trovate meglio? Vi trovate meglio a stampare la valutazione, a metterla nel fascicolo? Fatto, nessun problema. Vi trovate meglio a scrivere un foglio Word, a ottenere la scansione dei documenti, delle misure, la valutazione, la scheda di valutazione che avete fatta in modalità informatica e a tenerlo nell'hard disk, nel server del vostro studio? Ottimo lo stesso. Come li tenete? Se l'avete fatta, sì, meglio conservarla e averla insieme con tutte le questioni anche relative alla privacy e dove necessaria la documentazione inerente. Sì, non è necessario stamparla. No, Questo l'importante è che ci sia il repository su tutto, è insomma. esattamente. L'importante è averla. Averla. In un'ottica accountability, l'importante è averla. Esattamente. L'importante è che voi possiate provare che avete fatto tutto il possibile al meglio delle vostre possibilità e dello stato dell'arte per adempiere agli obblighi. Sostanzialmente, le normative europee si basano su questo di principio. Allora, se non ci sono altre domande nel frattempo, io approfitto giusto per rompere le scatole ancora 10 minuti e poi lasciamo tutti ad andare fare l'aperitivo del venerdì che è oltremodo meritato e cerco di recuperare, vediamo se lo recupero, condividendo di nuovo lo schermo. Dovreste vederlo. Questa qua è, clicca sul link e trovi i criteri e le metodologie, ok? Allora, come vedete, sono 54 pagine di ho avuto il buon cuore di sintetizzarvi in 5-6 pagine, okay? Però sono fatte molto bene, sono molto precise. Allora, diciamo che voi avete fatto tutta la raccolta su chi è la società, chi è il soggetto, il cliente vostro che fa l'operazione, qual è il tipo dell'operazione, qual è l'ammontare, la frequenza dell'operazione, qual è l'area geografica, eccetera, e poi avete i vostri punteggi da 1 a 5, come si era detto prima, col conteggio di rischio. Allora, analisi del cliente, è una società a responsabilità limitata, rischio basso, perché è un tipo di società che di solito non fa operazioni di tipo particolare, non ci sono strutture, non ci sono scatole cinesi, non ci sono manchi di responsabilità, non ci sono professione, rappresentate il cliente.
imprenditore, amministratore delegato nella società di famiglia, quindi è il famoso esempio del mobilificio a conduzione familiare, anche qua a rischio basso. Comportamento del cliente collaborativo e trasparente, non richiede l'appuntamento nel garage del centro commerciale alle 11 di sera, non si fa accompagnare da loschi figuri con gli occhiali da sole anche di notte o cose di questo genere. Anche qua, rischio inesistente. Tipologia dell'operazione, ordinaria. In questo caso avevo un contratto di agenzia, nell'altro caso era l'acquisto di un capannone. Modalità di svolgimento tra imprese e commerciali. Scusate, mi è uscita la condivisione. Vediamo un attimo se riesco di nuovo. Per qualche motivo era scappata. Ok. Tra imprese commerciali attive nello stesso settore, quindi sono modalità di svolgimento di un'operazione normale, un ammontare in previsione in linea con quelle che sono le norme, la frequenza occasionale. L'area geografica, sede sociale, luogo, Lombardia, Veneto, Trentino, per questo contratto di agenzia. Quindi, l'ho detto, suona un po' razzistico, non me ne vorranno le colleghi eventualmente collegati dal Sud Italia, ma per questa normativa determinati tipi di operazioni fatti in Lombardia, Veneto e Trentino dovrebbero risultare più sicuri di quelli fatti in Sicilia, Calabria o Campania, tanto per essere, non è bellissimo, però funziona così. E quindi si somma il cliente che cosa ci ha dato? 2226, totale 6 su 15, perché avevamo 15 punti massimo per ogni cosa, l'operazione 22228 su 20, l'area geografica 2 su 5. Si somma il tutto e si arriva a 16, 16 su 40, rischio inesistente o assolutamente irrilevante. Quindi possiamo andare tranquillamente a fare l'operazione. Ecco, questo è sostanzialmente, ci sono software che lo fanno, trovate, ci sono addirittura dei gestionali. Adesso ho interrotto io la condivisione, che vi fanno il lavoro, voi mettete il dato, date l'indice, loro vi stampano il muletto, ne trovate N di modalità. Volendo, lo si fa a mano anche con un foglio Excel, cioè fa computer con un foglio Excel in 5 minuti, non è nulla di trascendentale o di eccessivamente problematico. Vedo un paio di domande. Una mi è arrivata privata, quindi probabilmente la vedo solo io. Sì, la vedi solo tu. Un attimo solo. Regolarizzare oggi l'adozione di tutti i protocolli privacy antiriciclaggio. Che valenza ha per il pregresso? Fascicoli archiviati per i quali. No, ok. Allora. Non facciamoci prendere dall'ansia del pregresso, ok? Lavoriamo da qua in avanti e cerchiamo di metterci in ordine. Cerchiamo di non partire dal presupposto. È 20 anni che faccio l'avvocato, non sarò mai in ordine col prima. Il prima è abbastanza irrilevante. Gli obblighi tra privacy e antiriciclaggio, questi ultimi dell'antiriciclaggio sono la normativa del 2019, quindi abbastanza recente. E sarei contento per voi se aveste molte operazioni problematiche di questo genere, nel senso di finanziamenti all'estero sopra i 15.000 euro, acquisti di immobili, transazioni commerciali e simili per la problematica antiriciclaggio. Per la problematica privacy, fatela. Il prima possibile, non dovete andare a rincorrere i clienti, ok? Perché il dato del singolo cliente lo potete aggiornare man mano che andate avanti, ma il trattamento che è rilevante vale per tutti i vostri clienti. Voi trattate tutti i vostri clienti sostanzialmente nello stesso modo, al netto non ci siano questioni particolari tipo penali o dati sensibili di un certo tipo in cui ci vuole particolare cautela, ma nella descrizione del trattamento del dato del cliente è il cliente, non è il cliente Tizio, il cliente Caio, il cliente Sempronio. Voi dovete fare un trattamento per ogni singolo cliente, che era
il panico che aveva colto gli avvocati a maggio 2018, come farò? Ho 400 clienti e allora il trattamento è uno unico per tutti e 400, quindi non dovete andare a correre dietro a nessuno. È ovvio che la prima volta che il cliente storico vi arriva in studio e voi avete predisposto con quel filino di ritardo l'informativa sui dati personali nuova rispetto a quella vecchia, e guardate che gli avvocati non sono gli unici. Io sono un donatore di sangue e dove vado a donare sangue mi stanno facendo firmare ancora il consenso al trattamento dei dati col decreto legislativo del 2003. Quindi tranquilli che non siamo gli unici in ritardo al mondo. Okay? Quando il cliente vi arriva in studio, gli date l'informativa nuova e aggiornate tutto. Ma nel frattempo, trattamenti, informativa, procedure, analisi dei rischi e eventuali soluzioni, mettetele in cantiere e fate in modo che siano di prassi. Idem per l'antiriciclaggio. Le procedure passate sono andate. Eventualmente, se vi viene il dubbio che ne avete fatta una senza fare la verifica antiriciclaggio ed è particolarmente strana, andate a prendere il fascicolo e mettetelo in ordine. Avete letto che i controlli devono essere periodici? Iniziateli il prima possibile, poi iniziate da qui in avanti. Come detto, l'accertamento e la verifica sull'identità del cliente va comunque fatta. Quindi, quantomeno la base, aver identificato il cliente, sapere dove vive, dove ha la sede, dove ha la residenza, che faccia ha, eccetera, quello non dovrebbe essere una problematica, dovreste averlo già fatto, quindi lì siete già a posto. Non so se la collega è d'accordo con me, per quanto riguarda la privacy, direi. Non... Bisogna attivare l'audio. I gestori della piattaforma. Ok. Ok, assolutamente d'accordo su tutto quello che hai detto, assolutamente. Ok. Quindi niente panico, No. niente scoraggiamenti sulla cosa. Mettetevi in regola. Anzi, può anche essere che, e questo è perché qualche collega me l'ha detto, e guardate che non sono leggende metropolitane sul fatto che vengono a fare i controlli negli studi, vengono a fare i controlli negli studi. Come diceva giustamente la collega, prima cosa che chiedono è il registro dei trattamenti. Quindi se avete quello a posto, poi il resto è gestibile, è gestibile. Se quello è a posto ed è fatto bene, siete abbastanza a cavallo Da cavallo, sì, quello è per assolutamente l'adempimento più evitare. importante. Magari non vi evitate uno scoppellotto, ma vi evitate una sanzione pecuniaria. Magari vi Esatto, dicono: hai fatto. ritorniamo tra un paio di mesi a vedere se. Esatto, che poi è la stessa cosa più o meno che succede anche con i controlli antiriciclaggio, se non c'è una. Esattamente. Non abbiamo una sanzione subito secca del 2, del 4%, dal 10 milioni a 20 milioni, ma normalmente vi dicono. Ci rivediamo tra un mese, 2 mesi, mette a posto questo, mette a posto altro, poi se noi ovviamente siamo duri di comprendonio, la sanzione ce la prendiamo, però non è mai secca, ma è graduata e fa riferimento a tutta una serie di criteri proprio che vanno a modulare anche la sanzione in base al vostro livello anche di diciamo, partecipazione all'ispezione e anche di collaborazione, ovviamente. Esattamente. Poi ovviamente le regole di base le abbiamo ripetute una vita e riguardano nella serie di convegni fatti sulla privacy, sulle cose. Se avete nel locale segreteria un foglio A4 evidenziato con scritto password importanti e tutte le password lasciate aperte dei computer attaccate col post-it sotto il video, eccetera, non potete lamentarvi se vi mettono la multa perché non avete un controllo, ok? Queste sono le cose che vanno, che dovrebbero, avreste dovuto imparare nel 2014, cioè non c'entra il GDPR, quello è buon senso nella gestione dell'utilizzo dei computer, come si diceva. Sono quasi tutte normative che si risolvono al 95% utilizzando il buon senso. Quindi niente panico, incrementate, e anzi il fatto che abbiate fatto qualcosa magari
recuperando il tempo perso, diciamo, o migliorando documentazione precedente, è sintomo che avete capito lo spirito della norma, che non basta farlo una volta e poi morto là e non lo toccate più per 5 anni. Ma l'aggiornamento costante, la modifica, il fatto che l'avete fatto meglio di come l'avevate fatto prima o vi siete resi conto che dovevate farlo quando non l'avete fatto, è sintomo che avete capito che il garante e chi di dovere vuole che voi siate responsabili e proattivi nel fare la documentazione e le verifiche che servono. Quindi, per paradosso, se vogliamo, una documentazione fatta nel 2018 e non aggiornata quando ci sono stati cambi di personale in studio, sono stati cambiati i computer, magari è stato cambiato addirittura lo studio. Cioè, ci sono studi legali che si sono trasferiti da uno studio, da un ufficio a un altro e hanno lo stesso registro dei trattamenti, che magari è impostato con la piantina dello studio vecchio, col computer che c'era nello studio vecchio, con la segretaria che nel frattempo è andata in pensione, con i due praticanti che nel frattempo sono diventati avvocati e seguono magari in comandato col titolare le cause, quindi non sono più solo collaboratori incaricati, ma sono contitolari di trattamento, quindi sarebbe un registro dei trattamenti che andrebbe stravolto da capo a piedi. Ecco, una cosa del genere è pessima. Invece, magari un registro del trattamento che ha data 2020 e viene visto e vi dicono: ma prima in realtà non avevo molte cose, era una cosa un po' più all'acqua di rose, l'ho fatto meglio adesso, col tempo, magari è più utile quello che non tenere quello vecchio fatto benissimo ma non aggiornato. Ok? È questo il punto focale della normativa, idem con l'antiriciclaggio. Va fatta la verifica all'inizio, valutate qual è l'operazione, se l'operazione è rischiosa decidete di seguirla lo stesso perché ha profili comunque, anche se ci sono profili che ritenete che non siano da segnalare, ma comunque non proprio limpidi, la seguite, ma ogni 3 mesi tirate sul telefono, chiamate. Come va quella famosa operazione? E controllate, perché se poi peggiora o ci sono situazioni che vanno a degenerare, allora sì, magari è il caso di cominciare a pensare di segnalare o meno la cosa. Spero di aver risposto. Vedo. Eccomi, scusate, ma è proprio una cosa del sistema, si mette il lucchetto e mi deve sbloccare Sì. Alessandro. Vedo, Va no, bene. non vedo ulteriori domande, quindi direi. No, non ci sono altre domande, quindi io cioè, vi ringrazio, grazie Edoardo, grazie Giulia, preziosissimi i vostri consigli. Invito tutti i colleghi a mettere la firma in uscita per i crediti e grazie ancora, grazie anche al Sole 24 Ore. Grazie a tutti, grazie per l'invito e buon proseguimento a tutti, buon fine settimana. Ciao, grazie.